Io direi che possiamo cominciare per non poi andare più in là rispetto alle nostre programmazioni. Intanto un grazie a tutti per essere qui presenti al secondo webinar che abbiamo organizzato come forma di continuazione delle nostre manifestazioni scientifiche di Abano. E ringrazio intanto il professor Maggi che modererà la prima parte di questa sessione. Conoscete tutti quanti il professor Maggi, è un professore ordinario di andrologia e direttore della scuola di endocrinologia e di andrologia di Firenze, un caro amico con il quale da anni abbiamo condiviso molte progettualità e molte manifestazioni scientifiche. E noi oggi parleremo delle fragilità andrologiche nel maschio adulto. E prima di introdurre questa parte, vorrei ricordarvi che le nostre progettualità riguardo ai webinar prevedono per il 2 di ottobre un webinar che in realtà non è proprio della nostra, non fa parte del pacchetto di Abano, ma fa parte di una programmazione che la Triveneta della SIE ha organizzato per il nostro territorio e sono le nuove novità in tema di malattie ossee metaboliche e l'osteoporosi maschile. Si terrà il 2 di ottobre dalle 10:30 alle 14:30. Il dottor Merico, un mio strettissimo collaboratore, ha organizzato questo webinar nell'ambito delle manifestazioni culturali della Triveneta della SIE. Detto questo, direi che possiamo dare inizio alle fragilità andrologiche del maschio adulto. Vediamo se io riesco adesso a mostrarvi qualche diapositiva. E introduco il capitolo delle fragilità andrologiche del maschio adulto. In realtà, vi devo ricordare che l'Organizzazione Mondiale della Sanità si è accorta finalmente che l'approccio di genere alla salute non è equo. Il genere femminile è molto più attento e molto più pronto a tutte quante le campagne di prevenzione e ai fattori di rischio delle patologie, ma mentre i maschi, soprattutto i giovani, sono lontani da questo approccio, da questa cultura. Quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha sollecitato tutti quanti i paesi che fanno parte di questa organizzazione, soprattutto l'Europa, perché ci siano delle strategie di attenzione. E nell'agenda, fino al 2030, sono stati puntualizzati alcuni obiettivi che dovremmo raggiungere: una riduzione della mortalità tra gli uomini, migliorare la salute e il benessere degli uomini a tutte le età, migliorare l'uguaglianza di genere, ma soprattutto sollecitare gli uomini alla prevenzione della salute riproduttiva e sessuale. Quindi vedete che noi come andrologi, endocrinologi legati all'andrologia, abbiamo un compito molto importante. Per questo noi abbiamo sottolineato in questo webinar tutti questi aspetti della salute del maschio. Vi ricordo quanto è già noto da molto tempo, che l'età media dell'uomo è di 4-5 anni più bassa rispetto a quella delle donne. Le giustificazioni possono essere tante, ma soprattutto la gran parte delle giustificazioni sta nello stereotipo che l'uomo, in quanto dotato di testosterone e di cromosoma Y, è invincibile rispetto al doppio X e alla mancanza degli estrogeni delle donne. Crede di essere appunto capace di superare tutti quanti gli ostacoli, poi in realtà quando si va a vedere quanta è l'incidenza degli accidenti sul lavoro nell'uomo rispetto alla donna è veramente straordinario. Si sente forte, ma in realtà la debolezza dell'uomo emerge dal tasso di suicidio tra gli uomini. Guardate la differenza che c'è tra maschi e femmine, è veramente importante. Si sente forte e quindi crede di superare qualsiasi complicanza dovuta agli stili di vita, alle bevande alcoliche, alle assunzioni di droghe, alle malattie sessualmente trasmesse, alla obesità.
sono tutte quante condizioni che nascono da stereotipi dell'uomo invincibile, del maschio sesso forte, che poi in realtà non è così. Muore per malattie cardiovascolari più frequentemente rispetto alle donne, soffre di cancro molto di più rispetto alle donne. Anche qui ci sarebbe un altro problema molto importante, che è il discorso nord-sud per quanto riguarda i tumori, ma non è questa la sede. Quindi l'approccio di genere alla salute non è equo. Non è equo, e l'uguaglianza di genere non può prescindere da una uguaglianza di salute. Ecco perché noi che facciamo andrologia, endocrinologia del maschio, dobbiamo stare molto attenti. Un esempio ancora ulteriore. Pensate che i sintomi della menopausa, che sono ben noti, rappresentano un momento di grande e di importante, come dire, intervento anche medico. Esiste un dibattito, le ricerche scientifiche molto importanti, che già quando sono presenti vampate di calore o irritabilità possono portare una donna ad un trattamento della menopausa anche con farmaci. L'uomo ha tanti sintomi con il late onset ipogonadismo, però state tranquilli che raramente l'uomo va dal medico, dall'andrologo, perché ha problemi di depressioni, di ansia, o perché aumenta il grasso, o perché suda di più. Ci va sostanzialmente quando c'è, o qualche volta, una percentuale anche molto bassa, disturbi della sessualità. Ma la perdita di massa muscolare, l'osteoporosi, non fanno parte ancora di quel bagaglio che deve essere considerato dal maschio nell'età onset ipogonadism dopo i 60 anni. Si sa già da tempo, sono studi molto vecchi quelli che mettevano in evidenza il calo di testosterone con gli anni, ma veramente molto vecchi quelli che mettevano in evidenza come soprattutto il testosterone libero, poi libero calcolato, si riduce con l'andare degli anni. E sono ancora studi vecchi quelli che hanno dimostrato come fattori di rischio interferiscono con la caduta del testosterone. Per esempio, se c'è il BMI, l'obesità, è sicuramente un fattore che ulteriormente abbassa i livelli di testosterone circolante. Ma di questo si parlerà dopo, durante questa mattinata, quindi non mi soffermo per mettere poi insieme i meccanismi che uniscono le alterazioni metaboliche al testosterone o alle patologie cardiovascolari o anche alla osteoporosi. Sono temi che tratteremo oggi stesso, quindi sorvolo su questo. Vi ricordo soltanto che gli ipogonadici maschili nel maschio sono tanti. Questi sono calcoli che sono stati fatti e stiamo parlando di milioni di persone. Noi dobbiamo cercare di aiutarli, questi soggetti. Con voi voglio soffermarmi su un paradosso. Il paradosso è questo, che se il testosterone basso può essere alla base di alcune manifestazioni cliniche, e quindi è un fattore negativo per la salute dell'uomo, non ci saremmo mai aspettati che il testosterone normale potesse essere un fattore di rischio per l'uomo per un'altra patologia. E su questo volevo divertirmi con voi a ricordare questi passaggi, cioè il coronavirus e il testosterone. Voi sapete tutto sul coronavirus, sapete benissimo come questa pandemia sta invadendo tutto quanto il mondo e sapete come altri tipi di coronavirus, quelli che sono stati alla base della SARS del 2003, avevano già dimostrato come queste infezioni colpiscono più gravemente l'uomo rispetto alla donna. La letalità della SARS nel 2003 era 21,9 per il maschio contro 13,2 nella donna. Ma anche la MERS, sempre un altro tipo di coronavirus, aveva colpito più gravemente l'uomo rispetto alla donna. Lo stesso si è verificato per il Covid-19, dove a parità di rischio di infezione tra maschio e femmina, la suscettibilità alla severità delle manifestazioni cliniche e alla morte è molto più elevata nell'uomo rispetto alla donna. Ci sono state varie ipotesi e si sta studiando questo fenomeno. Vi racconterò quello che possiamo sapere fino ad oggi. Voi sapete che il coronavirus ha alla superficie della sua struttura degli spike che sono fondamentali per la infezione. Questi spike riconoscono un recettore che è l'ACE2.
si legano all'ACE2. Il legame dello spike, quindi del virus, con l'ACE2 non consente l'infezione fin tanto che una serinoproteinasi, che è il TMPRSS2, non taglia questo legame, mette a contatto la superficie del virus con la superficie della cellula e quindi abbiamo l'invaginazione, la penetrazione del virus nella cellula stessa. Quindi gli attori che portano alla infezione reale sono l'ACE2 da una parte e la serinoproteinasi dall'altra. Qui l'esempio dell'endocitosi che avviene dopo che si è legato il virus all'ACE2 con la serinoproteinasi che taglia questo e quindi consente poi la penetrazione. Questa è la cellula alveolare. Chi è l'ACE2? A livello polmonare noi abbiamo l'ACE, che è noto a tutti, è quell'enzima che trasforma l'angiotensina prima in angiotensina seconda. Angiotensina seconda che esercita una importante attività vasocostrittiva, ma anche infiammatoria, stimola la fibrosi e danneggia il polmone. Ma perché l'angiotensina 2 normalmente non si manifesta in questo modo dal punto di vista clinico? Perché l'ACE2 regola questo equilibrio trasformando l'angiotensina 2 in angiotensina 1,7, che ha degli effetti completamente opposti a quelli dell'angiotensina seconda. Quindi l'angiotensina 2, l'ACE2, induce l'angiotensina 1,7 che ha effetti vasodilatatori, vasoprotettivi e protegge il polmone. Quindi questo equilibrio è fondamentale. Se durante le infezioni da SARS-CoV-2, scusate, noi abbiamo un consumo del recettore ACE2, la bilancia che mantiene la normalità pressoria e regolare a livello polmonare tra ACE e ACE2 si sbilancia perché manca questa componente e quindi noi abbiamo le manifestazioni cliniche che sono tanto più forti quanto più l'angiotensina 2 è lasciata libera di agire senza essere modificata successivamente. Ma l'ACE2 dove lo troviamo? L'ACE2, il gene dell'ACE2 mappa sul cromosoma X. Già la donna, quindi avendo due X, ha due possibilità di avere le attivazioni di questo gene. E in effetti, normalmente un cromosoma viene inattivato, un cromosoma X, tranne in alcuni intervalli. E l'intervallo su cui mappa l'ACE2, che è sul braccio corto del cromosoma X, può essere non inattivato. Se così fosse, la donna avrebbe più probabilità ad avere maggiore espressione dell'ACE2 a livello delle cellule polmonari. Ma ancora, si è visto che nella donna la metilazione di questo gene, metilazione che significa inattivazione del gene, è molto più bassa, quindi l'uomo ha meno possibilità di avere ACE2 attivato. Ultima cosa che si è visto è che gli estrogeni riescono a stimolare l'attivazione del gene ACE2. Quindi in conclusione la donna ha più ACE2 a livello delle cellule polmonari perché intanto il cromosoma X può essere non inattivato, perché gli estrogeni agiscono sull'espressione di questo gene e perché abbiamo un ridotto grado di metilazione. Quindi c'è una protezione per una caduta dell'espressione dell'ACE2 nelle donne. Ma abbiamo detto che gli attori che portano all'infezione sono da una parte l'ACE2, dall'altra la serinoproteinasi TMPRSS2, che deve tagliare questo legame e consentire poi l'infezione. La serinoproteasi specifica, quella che consente poi l'infezione, è testosterone dipendente. Quindi l'uomo che ha più testosterone dovrebbe avere una maggiore espressione di questo enzima serinoproteasi. Quindi voi capite che l'uomo è in una situazione di rischio non tanto per l'infezione di per sé, perché il virus colpisce tanto le donne quanto l'uomo, ma
circa la severità delle manifestazioni cliniche associate all'infezione stessa. Questa è la sintesi di quanto vi ho raccontato fino ad adesso. Quindi nella donna abbiamo più ACE2 e meno TMPRSS, nell'uomo abbiamo meno ACE2, quindi perdiamo la difesa, e più serinoproteinasi. Queste ipotesi sono state poi avvalorate dall'osservazione che gran parte dei ricercatori hanno portato anche a livello bibliografico, che le terapie di deprivazione androgenica per patologia prostatica hanno in qualche modo influenzato positivamente, cioè mitigato, le manifestazioni cliniche del Covid-19. D'altra parte, abbiamo detto appena adesso che l'infezione può avvenire soltanto se l'organo interessato dal virus possiede il recettore di riconoscimento e l'enzima che ne permette poi la penetrazione. E qui si vede come i due fattori sono espressi chiaramente nel polmone. E nell'uomo, nel testicolo, come siamo messi? Il testicolo esprime molto chiaramente l'ACE2, l'ovaio no. Quindi il testicolo, come il rene, come il polmone e l'intestino, possiede l'ACE2. Ma quando sono andati a vedere se è presente l'altro attore, la serinoproteinasi, dove è presente nel testicolo? La coespressione dei due fattori noi ce l'abbiamo nelle cellule del Sertoli e negli spermatogoni. Vale a dire nelle uniche cellule tubulari che in qualche modo possono essere influenzate direttamente dagli elementi circolanti, perché poi la barriera ematotesticolare non consente questo tipo di dialogo. Sertoli e spermatogoni. Queste cellule non hanno la possibilità di essere intaccate. Ma il testicolo sembra essere interessato dal coronavirus anche nelle altre forme. Nella SARS-1 e SARS-2, infatti, erano state riportate alterazioni tubulari, come se ci fosse stata una infezione a livello del testicolo stesso. Di fatto, aumentano le testimonianze per quanto riguarda il Covid-19 di dolore testicolare nei pazienti che risultano affetti da questa infezione stessa. Sono dei casi molto recenti, dolore testicolare in questo caso, un soggetto molto giovane con orchite bilaterale, un altro caso dove abbiamo, oltre alla dispnea, alla febbre, anche il dolore testicolare, e infine, questo è appena stato pubblicato, e infine questo dato di istologie testicolari di soggetti che sono stati affetti da Covid-19, dove hanno osservato un'alterazione del tubulo e in un caso, oltre all'alterazione del tubulo, hanno visto anche la presenza del virus all'interno del testicolo. Quindi, tornando al discorso iniziale, queste sono le pubblicazioni che hanno trattato le robe. Quando noi parliamo di fragilità andrologiche del maschio adulto, noi che dovremmo essere, come dire, il punto di riferimento del maschio per le manifestazioni endocrine e per tutte le malattie sistemiche collegate agli ormoni del maschio, dobbiamo veramente essere molto cauti e dobbiamo approfittare del consulto che ci chiede un paziente per patologie, per sintomi andrologici, per offrire al paziente stesso una visione generale del suo stato di salute, perché se non vengono da noi per disfunzioni erettili, non vanno da altri medici per le manifestazioni cliniche associate proprio alle alterazioni endocrine dell'uomo. Io ho introdotto questa parte dando un po' un senso generale di quello che sembra è condiviso da molti, ma è quello su cui vorremmo concentrarci questa mattina, e passo la parola direttamente al professor Maggi,
che ringrazio veramente di cuore per essere qui con noi. Il professor Isidori è testimone di nozze oggi e quindi non ha potuto assolutamente essere presente, quindi il professor Maggi sarà certamente in grado di fare da solo. Grazie Mario. Ciao Carlo. Buongiorno a tutti e ringrazio molto. Spero che mi sentiate. Sì, ti sentiamo bene Mario. Benissimo. E ringrazio Carlo per questa interessantissima lettura che fa pensare tutti noi sul ruolo del testosterone. Mi permetterei di aggiungere un mattoncino che Carlo non ha riportato, che viene dalla Scuola di Firenze, che ha pubblicato su Andrology una casistica originale di pazienti che provenivano da Mantova, dimostrando esattamente l'opposto, cioè che il basso testosterone, il basso calcolato free testosterone porta a un peggior outcome, che vuol dire o la morte o il ricovero in terapia intensiva su pazienti affetti da Covid-19, con delle soglie molto chiare che erano 5 nanomoli per litro di testosterone o 100 picomoli per litro di calcolato. Quindi questo noi non si sa in che direzione va, perché le associazioni non vogliono dire una causalità, ma certo fa riflettere che sul fatto che il testosterone sia implicato come il determinante della fragilità del maschio, specialmente per la regolazione della serina proteasi che ci ha descritto Carlo. Mario, posso tanto, siamo tra così amici, posso esprimere, condividere quello che tu hai detto, ma vorrei aggiungere che la caduta del testosterone in quelle manifestazioni così importanti può essere proprio espressione della gravità della situazione sistemica, non sono in contrapposizione le due ipotesi, anzi si intersecano in modo molto forte, perché il testosterone ha sicuramente due facce, quella è fisiologica che dà il senso della patologia, l'altra invece è la conseguenza proprio della gravità della patologia stessa che si verifica dopo. Anzi, le trovo molto interessanti e le trovo molto, come dire, integrate le due osservazioni. Sì, infatti Carlo, dicevo che è difficile dire, da studi di associazione è difficile dire qual è la direzione dell'associazione, perché la più logica interpretazione è quella che hai dato te, oppure che l'abbassarsi del testosterone, che può avere dei ruoli anche, noi l'abbiamo visto in modelli sperimentali animali, dei ruoli protettivi proprio sul polmone, perché ci sono dei chiari effetti del testosterone sul polmone. Fra l'altro volevo aggiungere anche che, anche se non è stato pubblicato, Salonia a Milano, col San Raffaele, ha una casistica più grande della nostra, perché noi siamo stati i primi a pubblicarlo, quindi era molto precoce, l'abbiamo partoriti nella primavera, una casistica più grande che riproduce esattamente i risultati nostri, cioè che tanto più è basso il testosterone tanto peggio va, sia perché, come dice Carlo, ed è probabilissimo, il maschio quando si ammala di qualsiasi patologia grave riduce le sue potenzialità di andare verso una riproduzione, una sessualità, quindi il testosterone gli va giù, sia perché il testosterone potrebbe avere un ruolo protettivo. Questo sarà da vedere chiaramente con eventuali studi di intervento o studi su casistiche longitudinali che a questo momento mancano. Detto tutte queste cose, grazie a Carlo per aver fatto questa finestra importante, e devo introdurre due letture, una di Giovanni Corona che vedo già pronta, che sono i fattori di rischio di ipogonadismo nell'adulto, e poi dell'amico Alberto Ferlin che ci parlerà delle manifestazioni cliniche dell'ipogonadismo. Quindi se Carlo mi dà la via libera, io direi di partire in tempo, anzi con qualche minuto d'anticipo, sulla lettura dei fattori di rischio di ipogonadismo nell'adulto da parte del professor Corona. Giovanni, ci sei? Sì, grazie Mario. Innanzitutto volevo salutare a nome della società tutti i partecipanti e Carlo per queste bellissime iniziative. Anche noi come SIAMS abbiamo in programma una serie di webinar. Il primo sarà venerdì alle 6, per cui invito chi fosse interessato ad andare sul sito della società e ci saranno una serie di webinar
targati SIAMS, oltre a questo ovviamente al gruppo di Carlo, da qui alla fine dell'anno. Quindi direi di partire direttamente. I fattori di rischio per ipogonadismo, oltre a ringraziare Carlos come sempre per l'invito, porterò alcuni dati anche delle linee guida più recenti che sono comparse, quella della European Association of Urology e quella della European Academy of Andrology, che proprio si riferisce quest'ultima all'ipogonadismo funzionale. Cos'è l'ipogonadismo funzionale? Questo concetto è stato introdotto nel 2017 da Grossman e Matsumoto in questo paper pubblicato sul Journal Clinical Endocrinology and Metabolism, in cui viene distinto un ipogonadismo funzionale da un ipogonadismo organico, dove per ipogonadismo organico si intende un ipogonadismo che ha una causa evidente. L'ipogonadismo funzionale non c'è una alterazione strutturale evidente, quanto piuttosto è sostenuto da una serie di comorbidità la cui correzione, il cui miglioramento può portare ad una potenziale reversibilità della condizione. Ecco quindi che, vi dicevo, nell'ipogonadismo organico, pensate alla sindrome di Klinefelter, un paziente operato per un tumore ipofisario, è impossibile ripristinare la funzione dell'asse, cosa che invece è potenzialmente reversibile in un ipogonadismo funzionale, ad esempio pensate al soggetto obeso. I sintomi sono più specifici e nell'ipogonadismo organico meno specifici, e noi sappiamo come i sintomi sessuali sono in realtà quelli più frequentemente associati a questa forma. I livelli di testosterone sono molto più bassi nelle forme organiche e ai limiti della norma nelle forme funzionali, e il ruolo della terapia con testosterone è sicuramente uno dei punti più discussi in letteratura, in particolare relativamente al rapporto rischio-beneficio. L'ipogonadismo funzionale è quindi un ipogonadismo la cui diagnosi è una diagnosi di esclusione, dopo che vengono escluse cause organiche del problema, e le linee guida della European Academy of Andrology ci dicono che per valori di testosterone al di sopra di 12 nanomolare fondamentalmente è difficile che siamo in presenza di una condizione di questo tipo. Per valori tra 8 e 12 nanomolare, specie in condizioni che si associano ad un'alterazione dell'SHBG, è utile valutare il testosterone libero calcolato, e con valori di testosterone al di sotto di 225 picomolare possiamo, in presenza di sintomi, provare ad iniziare una terapia sostitutiva. Le linee guida della EAU sono fondamentalmente in linea con questi valori, sia in termini di definizione, sia in termini di cutoff potenzialmente utilizzabili. Vi dicevo che è molto importante considerare l'SHBG proprio perché ci sono una serie di condizioni, in particolare l'obesità, l'insulinoresistenza, che possono ridurre i livelli di SHBG, o una serie di altre condizioni come l'invecchiamento di per sé, ma anche patologie epatiche, pensiamo alle patologie metaboliche del fegato, ma anche l'utilizzo di farmaci antiepilettici che possono frequentemente essere utilizzati anche come stabilizzanti dell'umore, che possono aumentare i livelli di SHBG e quindi ridurre la frazione biologicamente disponibile, e se noi non teniamo conto di questo aspetto possiamo sovrastimare o sottostimare le condizioni di testosterone. In entrambe le linee guida, sia nella European Academy of Andrology, e quindi viene in qualche modo enfatizzato questo concetto della necessità di misurare l'SHBG. Stessa cosa nelle linee guida dell'European Academy of Urology. Possiamo concludere quindi che l'ipogonadismo funzionale è più che altro una conseguenza di comorbidità che alterano la funzione ipotalamo-ipofisaria, e che c'è un general agreement, almeno tra queste due linee guida, sui cut-off per iniziare una terapia sostitutiva. Ma quali sono le evidenze che derivano da queste definizioni? Entriamo nello specifico del tema. Queste sono una serie di studi di popolazione, come dimostrano che nel maschio ci sia una riduzione dei livelli di testosterone età dipendente, ma come vedete nella stragrande maggioranza dei casi si rimane per valori di testosterone anche in età più avanzata all'interno del range di normalità. Che cosa fa cadere, fa aumentare molto di più la pendenza di questa curva? Le patologie, le comorbidità associate.
Questo è uno studio vecchio, il Massachusetts Male Aging Study, che per la prima volta, già nel 2005, quindi 15 anni fa, ci dimostrava come sia il testosterone totale che il testosterone libero che il testosterone biodisponibile, in presenza di comorbidità, tendevano a essere significativamente più basse rispetto a soggetti che non avevano comorbidità. Stessa situazione opposta se noi andiamo a valutare un soggetto apparentemente sano, sia fumatore che non fumatore. Questo dato è stato ribadito dalla European Male Aging Study, in questo caso parliamo di obesità, vedete come il calo sia molto più evidente sia in termini di testosterone totale che in termini di testosterone libero, e stesso dato se noi abbiamo la presenza di almeno una comorbidità. Quindi le comorbidità sicuramente giocano un ruolo chiave in questo senso, ma noi siamo endocrinologi, non ci interessa sapere solo la riduzione dei livelli di testosterone, ma ci interessa sapere qual è la causa di questa riduzione, ossia se siamo di fronte a un ipogonadismo primitivo o un ipogonadismo secondario o addirittura compensato. Ebbene, lo studio EMAS, i dati del trasversali, quindi non longitudinali, ci dimostravano già nel 2010 come l'obesità e le comorbidità fossero una situazione prevalentemente associata all'ipogonadismo secondario, mentre l'età più che altro all'ipogonadismo primitivo. Lo studio longitudinale, quindi l'analisi longitudinale dei dati, ha confermato questo dato. Vedete come la presenza di un'obesità è il fattore di rischio più importante per lo sviluppo al follow-up di un ipogonadismo secondario. Stessa cosa per l'incremento del peso corporeo di almeno 5% rispetto al baseline. Lo studio EMAS poi è andato a valutare anche quali erano le cause dell'ipogonadismo, dello sviluppo di un ipogonadismo primitivo al follow-up, e l'età si conferma ancora come fattore più importante, ma vedete in questo caso almeno due comorbidità cominciano ad avere un ruolo statisticamente significativo anche nello sviluppo di ipogonadismo primitivo. Quindi l'età e le comorbidità sono i principali predittori dello sviluppo di ipogonadismo, l'obesità prevalentemente di un ipogonadismo secondario. Ma ci siamo chiesti recentemente se esiste una specifica condizione legata all'obesità che si associa ad lo sviluppo dell'ipogonadismo secondario. Recentemente è stato introdotto un concetto di obesità sana, è un concetto un po' strano, ma fondamentalmente che cosa vuol dire? È una condizione di obesità, vedete qui, maggiore BMI maggiore di 30, in assenza di comorbidità, cioè con un HDL normale, assenza di diabete mellito tipo 2 o ipertensione arteriosa. E che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che l'obesità, tra virgolette, sana, in rapporto all'obesità complicata, comporta già una riduzione dei livelli di testosterone libero calcolato e un aumento dei sintomi dell'ipogonadismo valutati con il test AndroTest, che sia l'obesità sana che l'obesità patologica comportano un progressivo aumento sia dell'ipogonadismo primitivo che dell'ipogonadismo secondario, ma quando noi andiamo a prendere l'ipogonadismo primitivo, l'ipogonadismo secondario, vedete qui come normo peso rispetto all'obeso, l'obesità complicata e l'obesità sana comportano un aumento di ipogonadismo primitivo e di ipogonadismo secondario, ma quando noi prendiamo come condizione di riferimento l'obeso sano, la presenza di comorbidità comporta soprattutto un aumento dell'ipogonadismo secondario. Quindi la presenza delle comorbidità insieme all'obesità peggiora ulteriormente lo sviluppo o la presenza di un ipogonadismo secondario. A parte l'obesità, quali sono altre condizioni che possono associarsi ad un incremento maggiore di caduta dei livelli di testosterone? Questa è una meta-analisi che abbiamo pubblicato qualche anno fa insieme a Mario e a Giulia, dimostrando come la sindrome metabolica si associasse a livelli significativamente ridotti di testosterone, e in particolare quando la popolazione era una popolazione di pazienti con disfunzione erettile, che di per sé è ovviamente una popolazione arricchita di ipogonadici e comorbidità.
Facendo una meta-regressione avevamo visto che questo dato era tanto più evidente quanto più all'interno della sindrome metabolica era presente un diabete mellito tipo 2. E in effetti, in una meta-analisi successiva, avevamo dimostrato come la presenza di diabete si associasse a livelli significativamente ridotti di testosterone attorno a 2-3 nanomoli più bassi. Quindi altri fattori di rischio, oltre all'obesità, strettamente correlati tra l'obesità, sono il diabete e la sindrome metabolica. Ma non solo, parliamo di comorbidità, ecco quindi che coloro che avevano già avuto un evento coronarico o anamnesticamente, quindi non angiograficamente documentato, possedevano anch'essi livelli significativamente ridotti di testosterone. Stesso dato anche coloro che avevano livelli di testosterone più basso in coloro che avevano una coronaropatia documentata all'angiografia e anche coloro che avevano qualunque altro tipo di cardiopatia. E quando presento questa diapositiva mi preme sempre sottolineare come Carlo già nell'82 avesse in qualche modo anticipato gli eventi dimostrando questo dato. Quindi la presenza di patologie cardiovascolari rappresentano sicuramente un altro fattore di rischio. Altri fattori di rischio quali sono? Sono condizioni croniche, come ad esempio il danno vascolare cronico, che si associa con una riduzione dei livelli di testosterone, una prevalenza che va dal 26 fino al 66%, che dipende ovviamente dalle comorbidità rappresentano la causa della patologia renale, quindi sicuramente anche il danno renale è un altro fattore. L'HIV si va dal 3 al 68%, quindi ci sono diversi fattori, in primis l'utilizzo dei retrovirali che comportano un aumento dell'SHBG e quindi una riduzione dei livelli di testosterone, oltre alle comorbidità associate possono determinare una caduta più rapida e più repentina dei livelli di testosterone. E oltre all'HIV, infine, le patologie ostruttive polmonari, con un ipogonadismo che va dal 22 al 69%. Quindi vedete che ci sono tutta una serie di fattori di rischio che effettivamente comportano un maggior rischio di ipogonadismo. Ma quello che ci siamo chiesti, e che viene fuori anche dalla discussione, dallo scambio di battute tra il professor Maggio e il professor Foresta all'inizio, è se queste condizioni effettivamente hanno un ruolo patogenetico importante nella riduzione del testosterone oppure sono solo l'espressione di una maggior fragilità. Effettivamente, se noi cominciamo ad andare a vedere le singole patologie, questi sono dati di Modena, pubblicati nel 2015, su un'ampia casistica di soggetti infetti da HIV, e vedete che, man mano che scende il livello di testosterone, si aumenta l'indice di fragilità. Quindi nell'HIV c'è un sentore come se i livelli più bassi di testosterone fossero effettivamente un indice di maggior sofferenza del soggetto. Di per sé sappiamo come la fragilità, questo è uno studio di popolazione fatto negli Stati Uniti, rappresenta un fattore di rischio importante per la mortalità. Quindi non sappiamo se è la presenza di più patologie che comporta riduzione dei livelli di testosterone quasi a scopo protettivo e questo causa la mortalità del soggetto oppure di per sé il testosterone gioca un ruolo patogenetico. E in effetti questi sono dati nostri del 2014 in cui dimostravamo che la presenza di una storia di eventi cardiovascolari in anamnesi in realtà fosse un fattore protettivo, lo vedete qui, rispetto allo sviluppo di un nuovo, la presenza di ipogonadismo fosse un fattore protettivo rispetto allo sviluppo di un nuovo evento cardiovascolare al follow-up, cosa che non c'era nessuna associazione invece in soggetti che non avevano avuto eventi cardiovascolari. E con l'obesità ancora, mentre nel soggetto magro l'ipogonadismo, lo vedete qui, sembrava essere un fattore diciamo di rischio per lo sviluppo di eventi cardiovascolari futuri, questa cosa non sembrava essere presente nel soggetto sovrappeso obeso e addirittura c'era un trend all'inversione, quasi ancora qui, che fosse un tentativo di fattore protettivo. E in effetti andando a fare l'interazione tra
l'indice di massa corporea e l'ipogonadismo, all'aumentare dell'indice di massa corporea, l'ipogonadismo tende a essere un fattore protettivo per lo sviluppo dei fattori, degli eventi cardiovascolari maggiori. Quindi c'è tutta una letteratura importante che ci dice: attenzione, non sappiamo ancora esattamente se effettivamente l'ipogonadismo in presenza di comorbidità gioca un ruolo patogenetico nello sviluppo di queste condizioni o è solo una spia di maggior fragilità. Ecco quindi qui il concetto di ipogonadismo funzionale che è stato introdotto recentemente. E infatti se noi miglioriamo questa condizione, miglioriamo le condizioni associate, miglioriamo i livelli di testosterone, questi sono dati in pazienti trapiantati, quindi in cui revertiamo l'insufficienza renale cronica, su un numero di 97 soggetti, e vediamo che i mesi dopo il trapianto progressivamente c'è un aumento significativo già dopo 3 mesi dei livelli di testosterone. Se noi facciamo perdere peso ai nostri soggetti, questa è una meta-analisi pubblicata da noi, facciamo guadagnare i livelli di testosterone, 2 se usiamo la dieta, fino a 10 nanomolare se usiamo la chirurgia bariatrica. Se noi facciamo fare attività fisica ai nostri soggetti, miglioriamo i livelli di testosterone, così come se, questa è una update della meta-analisi del peso che ho fatto vedere precedentemente, e la chirurgia bariatrica, queste sono altre meta-analisi oltre alla nostra, effettivamente si attesta a un guadagno attorno tra 5 e 10 nanomolare di livelli di testosterone. Gli effetti dell'attività fisica, vi dicevo, molto simili a quelli della dieta, siamo a un guadagno attorno a 2,5-3 nanomolare, e il dato importante è che questo guadagno tende a persistere anche nei soggetti di età più avanzata. Ovviamente i fattori sono la perdita di peso, la durata dell'esercizio e anche l'età. Quindi un messaggio molto importante per la popolazione fragile, obesa e anche anziana, a cui noi spesso dobbiamo dare delle risposte. Concludendo, quindi l'ipogonadismo, Leighton set ipogonadismo, l'ipogonadismo funzionale devono essere sicuramente adeguatamente inquadrati. Questa condizione si associa frequentemente a diverse condizioni croniche sistemiche. Il ruolo della riduzione dei livelli di testosterone nell'outcome di queste patologie sicuramente è ancora un oggetto di intenso dibattito e dovrà essere valutato negli anni successivi. Lasciatemi ringraziare tutto il gruppo di persone che hanno contribuito a queste diverse di queste diapositive, ovviamente al mio mentore Mario Maggi, e infine lasciatemi dare alcune notizie importanti di tipo societario. Vi ricordo che abbiamo fondato una scuola ecografica, purtroppo l'evento Covid ci ha impedito l'ultimo evento che dovevamo fare con Carlo ad Abano. Partirà a gennaio, spero, di nuovo la scuola, e quindi presto spero che potremo fare l'evento anche a Padova. Il nostro congresso nazionale è stato spostato al 21-23 ottobre del 2021, spero che per quella data questa situazione sia ampiamente risolta, e vi invito a interagire con la società attraverso i social. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Giovanni. Io ti volevo chiedere, hai fatto questa presentazione in cui sostanzialmente hai dimostrato che c'è un ruolo determinante delle comorbidità nel far calare il testosterone, e anche un ruolo del correggere le comorbidità nel farlo riaumentare. Ma Giovanni, che cosa ci dicono però gli studi di intervento? Cioè, se è il testosterone basso che porta a una maggiore fragilità o a una maggiore propensione per patologie anche metaboliche o cardiovascolari, dato che è presente in letteratura, se io rimpiazzo questo testosterone che manca, dovrei avere un certo guadagno da un punto di vista di salute. Che cosa ci hanno detto gli studi di intervento? C'è realmente questo guadagno oppure non è ben chiaro?
Grazie Mario per la domanda e ancora purtroppo la situazione non è del tutto chiara. Sicuramente quello che ci dicono gli studi di intervento è che il testosterone migliora la composizione corporea. Tende a migliorare la massa grassa, la massa magra e a ridurre la massa grassa. Questo forse, e questi sono dati importanti che vengono anche dal tuo laboratorio, oltre a dati di letteratura e meta-analisi che abbiamo pubblicato anche noi, all'inizio, quindi in un paziente sintomatico, magari che ha sintomi sessuali, la terapia con testosterone può aiutare quindi a fare attività fisica sia a livello motivazionale, magari spingendolo, sia proprio a livello fisico migliorando la componente muscolare. Poi se il soggetto pian pianino perde peso, possiamo provare a sospendere la terapia e vedere cosa succede. I dati, sicuramente il testosterone migliora la funzione sessuale nel soggetto che ha sintomi, nel soggetto che ha sintomi lievi, ovviamente se è presente una comorbidità importante, la terapia con testosterone da sola non è sufficiente. Tutti gli altri dati sul metabolico sono tutti molto molto confusi e non definitivi, nel senso che esistono tutta una serie di studi osservazionali che danno grandissimi vantaggi, gli studi che noi abbiamo fatto derivati dagli RCT sono molto meno, diciamo, entusiasmanti. Ci sono due studi ongoing importantissimi, uno australiano fatto con il long acting iniettivo che è stato sottomesso all'Lancet, che io sappia, e sarà spero a breve disponibile sui diabetici tipo 2, e un altro studio grosso legato al rischio cardiovascolare, anche questo ongoing. Tutti dovrebbero venire fuori nel 2021, forse questi due studi potranno meglio chiarire questo aspetto. Sicuramente la promessa di far perdere peso dando solo il testosterone credo che sia una promessa non veritiera. Ma Giovanni, scusami, ma si muore di più o si muore di meno se viene trattato col testosterone? Perché poi, sai, perdere peso, il diabete, così, sono cose che interessano, ma poi alla fine uno vuole campare. Cioè, quindi, qual è il messaggio? Cioè, gli studi di intervento randomizzati contro placebo hanno dimostrato che si muore di più o si muore di meno nei trattati? Gli studi attualmente disponibili ci dicono che si muore uguale fondamentalmente, non c'è né un aumento del rischio né una riduzione del rischio. Nell'ultima meta-analisi che abbiamo pubblicato noi abbiamo dimostrato che c'è un aumento del rischio quando? Quando noi non seguiamo le linee guida, diamo dosi massimali di testosterone, ci sono alcuni RCT che l'hanno fatto, uno dei primi è il Tom Study pubblicato nel 2010 sul New England che ha provato dosi eccessive di testosterone per una popolazione molto fragile per tentare di migliorare i sintomi di fragilità, oppure quando noi trattiamo il paziente molto fragile, quindi stare molto attenti a queste due categorie. Sembra esserci un trend al miglioramento nel paziente obeso, però devo dire che tutti questi studi, lo studio più lungo degli RCT è a 3 anni, quindi è chiaro che sul cardiovascolare è molto poco. Il messaggio che noi possiamo dare è che se noi usiamo le linee guida, usiamo le dosi raccomandate, stiamo attenti a trattare il paziente sintomatico, facciamo una diagnosi di ipogonadismo prima del trattamento, non c'è un aumento del rischio, cosa che invece non è stata fatta negli Stati Uniti, dove fino oltre il 30% dei pazienti sintomatici veniva trattato con testosterone senza una valutazione dei livelli di testosterone. Questo è il messaggio, penso, che noi possiamo dare ora. Giovanni, posso intervenire un attimo? Porto Carlo. Non sono stati già riportati studi su numerose casistiche che i livelli di testosterone bassi si associano ad una probabilità di vita ridotta? Sì, Carlo, l'abbiamo pubblicato anche noi, è vero, ci sono studi di popolazione anche che dimostrano che la riduzione dei livelli di testosterone si associa ad una riduzione dell'aspettativa di vita, sia mortalità che morbilità anche cardiovascolare, ma ancora non è noto, come si diceva ad esempio per il Covid, se questo è espressione di una maggior fragilità, cioè il testosterone è il segno che questi soggetti sono più fragili, o se il testosterone di per sé invece rappresenta un fattore patogenetico importante di maggiore
diciamo, aggiunge ulteriormente rischio cardiovascolare alla dislipidemia e a tutti. C'è uno studio ongoing su questo aspetto, che i cui risultati staranno evidenti il 2021, spero che questo chiarirà meglio la situazione. È giustissimo quello che dici tu, Carlo, ce ne sono. Perché capito, Carlo, gli studi farmaco-epidemiologici, cioè quelli in cui i pazienti non sono allocati in due bracci in modo randomizzato, ma che possono essere trattati con l'uno o con l'altro, effettivamente hanno dimostrato che c'è un vantaggio nell'essere trattato col testosterone. Però questi studi si basano sul fatto che un medico giudica se trattare o non trattare quel determinato paziente e alloca il trattamento in quello che lui pensa essere il paziente più idoneo, che di solito è anche il più sano, che hanno un bias di selezione e di reclutamento enorme. Questi studi effettivamente hanno dimostrato un vantaggio, ma secondo me non sono probanti, cioè è probante quando lo studio è randomizzato. Certo. È chiaro quando ti torna, Carlo, per cui sì, anche se che vengono portati a giro da molti dei nostri colleghi sono deboli, secondo me. C'è un'altra debolezza, perché il trattamento è un capitolo molto importante. Quanto, con cosa, come, qual è poi l'endpoint finale del trattamento, dell'entità del trattamento, per quanto tempo? Ci sono diverse domande che ancora non hanno risposte. Cioè, noi stiamo individuando chi trattare, però quanto gliene dai e come glielo dai? Cioè, c'è tutto quanto un capitolo, vari capitoli che meritano ancora delle riflessioni. Tu sai meglio di me che in alcuni casi, per esempio, trattare con il long acting un anziano che ha un testosterone basso, per me è una cosa completamente sbagliata. E anche se apparentemente può migliorare qualche parametro, per me è sbagliato, perché noi trattiamo quel signore anziano fragile come se fosse un ventenne, cioè riportiamo il suo testosterone a come quando aveva 20 anni. Niente ha più quell'uomo come quando aveva 20 anni, per cui anche il testosterone non deve essere considerato come quando aveva 20 anni. Non so se sei d'accordo con me. Concordo pienamente, Carlo, totalmente, cioè... tanto che nelle linee guida dell'Accademia viene proprio sottolineato come nel soggetto con late onset hypogonadism sia utile iniziare con uno short acting, un gel, e se la situazione si stabilizza, non ci sono grossi problemi, a quel punto passare. Ricordiamoci che noi non abbiamo nessuna, diciamo, parametro che ci possa predire la farmacogenetica della risposta. Per cui non sappiamo quanto, noi diamo a tutti la stessa dose, ma è chiaro che la risposta in base al CAG Repeats può essere totalmente diversa, per cui le tue raccomandazioni di stare attenti alla dose, secondo me, sono più che da sottolineare, Carlo, concordo pienamente con quello che dici. Grazie. Anche perché, Carlo, i long acting hanno delle comodità pratiche fantastiche, però... anche non rispettano assolutamente il ritmo circadiano, e noi sappiamo bene che la notte il nostro testosterone si abbassa e lascia respirare un po' il midollo che genera globuli rossi, e con un long acting abbiamo una stimolazione continua e quindi spesso vediamo nei nostri pazienti eritrocitosi, che è senz'altro un problema grosso da fronteggiare, che non certo migliora la dinamica cardiovascolare e il rischio di trombosi. Mi trovi perfettamente d'accordo, Mario. Ci sono altre... Carlo, posso accettare domande? Perché sì, non lo so. Sì. Ci sono domande da qualcun altro? Posso... Ecco, Sandro. Posso porre una domanda? Ciao. Ciao, Sandro. Ciao. Giovanni, senti, vorrei un tuo giudizio su un aspetto che è emerso nei testosterone trials negli Stati Uniti, no? Cioè, loro non avendo endpoint cardiovascolari rilevanti, hanno utilizzato questo aspetto della placca coronarica, no? E hanno considerato come un aspetto, diciamo, potenzialmente negativo il fatto che aumenta la dimensione della placca, ma se si va a vedere si tratta soltanto delle placche stabili, non delle placche instabili, che sono quelle collegate con un aumento di rischio di eventi cardiaci. Quindi in un certo senso va
non è escluso che sia un fattore positivo, non negativo. Cioè avere un effetto di stabilizzazione di placca può essere un effetto positivo su, per eventi cardiovascolari. Io non ho trovato nulla in letteratura sul, cioè diciamo che possa approfondire questo aspetto. Qual è il tuo parere sul trattamento del, appunto con testosterone e diciamo stato coronarico? Hai qualche opinione, sì, qualche dato? Sandro, concordo pienamente. Il problema qui è che noi stiamo parlando di effetti cardiovascolari del testosterone in studi, nessuno dei quali ha mai avuto come aim primitivo la protezione cardiovascolare. Oltretutto nel T-trials c'è un bias maggiore, che la placca nel gruppo attivo era di per sé al baseline più grande rispetto, significativamente più larga rispetto al gruppo trattato col placebo, e che gli effetti cardiovascolari alla fine nei due gruppi erano praticamente sovrapponibili, quindi non c'era nessun aumento di rischio. Purtroppo non ci sono dati. C'è questo studio ongoing, e se tu vai a leggere le linee guida nostre dell'Accademia c'è proprio anche il riferimento al sito del clinicaltrial.gov, che è il primo studio che ha come aim principale lo sviluppo di MACE. Ricordiamoci che fare uno studio di questo tipo significa avere una casistica amplissima, i T-trials erano 700-800 alla fine, dare come aim primitivo, per chi fa ricerca clinica lo sa benissimo, gli eventi cardiovascolari significa reclutare una popolazione immensa e reclutare soprattutto per una durata piuttosto lunga. E quindi hai perfettamente ragione, cioè non si sa ancora esattamente il ruolo del testosterone su questo aspetto. Quello che noi, credo, in questa fase, per evitare gli errori che sono stati fatti con la terapia sostitutiva femminile, dobbiamo fare è spegnere un pochettino il fuoco del rischio, fare un po' da pompieri, ma anche spegnere il ruolo della diciamo magnificenza della terapia con testosterone, perché io personalmente, e si è parlato più volte con Mario, non ho mai visto un paziente perdere peso solo col testosterone. Poi se noi prendiamo il paziente, lo seguiamo, gli diamo il testosterone, il paziente ha disturbi sessuali, lo seguiamo con una dieta e lo aiutiamo bene, ma solo il testosterone di per sé, prendi questa medicina che è la medicina della fonte di giovinezza e perdi peso, io credo che sia un messaggio fuorviante e sicuramente non utile per il paziente. Però sul cardiovascolare hai ragione, cioè è possibile che stabilizzi la placca cardiovascolare sia protettivo, però non lo sappiamo purtroppo ora. Tra l'altro il paper è scritto in modo estremamente ambiguo, no? Perché non dà nessun messaggio finale. Non so se l'hai letto con attenzione, Sandro. Per esempio non viene per niente valorizzato questo fatto che al baseline chi era trattato nel braccio attivo aveva la placca più grossa, per cui se si va a fare il delta della crescita della placca non c'era una grande differenza. Io non so come abbiano potuto pubblicarlo as it is. Su JAMA l'hanno pubblicato. Poi, intervenire. A Giovanni, grazie per questi punti importanti. Tutto questo mi porta a diciamo ragionare su quello che tu hai sottolineato, l'importanza dell'endpoint, cioè qual è realmente l'endpoint che noi andiamo a definire, i livelli di testosterone, la normalizzazione dei livelli di testosterone, la qualità di vita, l'evento cardiovascolare, il miglioramento delle comorbidità, cioè abbiamo una serie di elementi che singolarmente o messi insieme devono in qualche maniera però indirizzarci anche per la valutazione di un adeguato trattamento con un adeguato terapia, che può essere giustamente la possibilità di gestire meglio con un gel che permette in maniera più fisiologica, come giustamente diceva Mario, i livelli di testosterone nel corso della giornata piuttosto che allungarsi. Quindi volevo un tuo parere sull'importanza della definizione degli endpoint e cosa poi realmente nella pratica quotidiana bisogna utilizzare per definire
un giusto trattamento e la sua efficacia in una condizione come questa. Io credo che hai perfettamente ragione. Se noi andiamo a vedere le linee guida, ci dicono che il testosterone deve essere mantenuto ai livelli del giovane adulto. Ma che vuol dire il testosterone deve essere mantenuto ai livelli del giovane adulto? E poi ricordiamoci che con un gel, in teoria, il paziente dovrebbe andare a misurare i livelli di testosterone 4 ore dopo che si è applicato il gel. Quindi se va alle 7:30 a fare un prelievo, si deve alzare alle 3 di notte a mettersi il gel e diventa un po' complessa la cosa. Quindi io credo che l'endpoint primario siano i sintomi e soprattutto i dati biochimici, perché se noi abbiamo un ematocrito ai limiti alti in un paziente con comorbidità, è chiaro che se anche se ci sono sintomi non possiamo salire col testosterone. Anzi, spesso, come diceva Carlo, nel paziente con long acting succede molto spesso, per cui invece che noi dare una dose piena dobbiamo dare un quarto, mezza dose piena, oppure dare il gel, che sarebbe la cosa migliore. Se invece i sintomi ci sono, l'ematocrito è buono, è chiaro che possiamo salire con i livelli di testosterone. I valori, te lo dico sinceramente, di testosterone io spesso clinicamente non li guardo, è spesso il medico curante che li richiede e il paziente magari viene e ci dice ma c'è questi valori addirittura sono più bassi di quando ho iniziato, ma c'è questo bias importante del dosaggio. Ricordiamoci che noi, il paziente spesso ora, in modo particolare in questa fase del Covid, che ha problemi, perlomeno in Emilia Romagna, grossa, a misurare, ad andare al CUP a misurare, a fare gli esami, poi in un laboratorio privato che ha un'accuratezza di controllo che è inutile o molto bassa, per cui vengono numeri a caso. Io credo che i sintomi e i segni principali, quindi ovviamente l'ematocrito e il PSA, siano le cose che ci devono guidare. Grazie. Forse chiudiamo, Mario, perché sennò... Sì, stavo per dirlo, Carlo. Hai ragione, scusami se sono stato un po' rilassato e ciò si parte con 11 minuti di ritardo con la relazione di Alberto. Scusami. Alberto. Alberto ci presenterà, quindi si continua con questo dibattito perché ci presenterà la sua relazione sulle manifestazioni cliniche dell'ipogonadismo. Ciao Alberto. Ciao, ciao a tutti. Dunque, aspetto un attimo, state vedendo? Sì. Devi mettere in presentazione. Devo mettere presentazione, ovviamente. Eccolo qua. Allora, grazie Mario, grazie soprattutto poi a Giovanni che ha ovviamente introdotto molto bene alcuni concetti che sottolineerò anch'io. E grazie ovviamente a Carlo per aver organizzato questo webinar. Allora, Carlo mi ha chiesto appunto di parlare, di fare un excursus su quali sono le manifestazioni cliniche dell'ipogonadismo. E sembra strano effettivamente che ci dobbiamo soffermare ancora una volta su quali sono appunto le manifestazioni cliniche di una patologia così frequente. Ma in effetti, anche da quello che abbiamo appena sentito dire, c'è bisogno di una sottolineare questo aspetto, perché sappiamo tutti che mentre l'ipogonadismo ad insorgenza prepuberale ha delle manifestazioni cliniche così evidenti che insomma non solo gli esperti ma anche i non esperti sanno riconoscere facilmente, abbiamo appena sentito dire anche da Giovanni che invece le manifestazioni cliniche di quello che noi chiamiamo ipogonadismo dell'adulto funzionale o comunque insomma l'ipogonadismo associato all'invecchiamento o l'ipogonadismo associato alle condizioni metaboliche ha sicuramente delle manifestazioni cliniche molto più sfumate. C'è quindi necessità appunto di chiarire un attimo quali sono queste manifestazioni. Ma perché è necessario questo? Perché ve l'ha detto anche Giovanni, una delle caratteristiche del late onset hypogonadism è proprio questo, cioè quello che noi per fare la diagnosi di ipogonadismo late onset abbiamo bisogno dell'associazione del dato biochimico, quindi del basso testosterone, e di segni e sintomi. Solamente quando abbiamo la combinazione di queste due situazioni, allora siamo autorizzati a fare una diagnosi. Non è sufficiente avere il basso testosterone, dobbiamo avere anche i segni e i sintomi. E quindi dobbiamo sapere quali sono questi segni e sintomi.
Giovanni vi ha già detto fondamentalmente molto bene come gran parte, se non tutto, quello che una volta si chiamava late onset hypogonadism, ora si chiama ipogonadismo funzionale, perché appunto molto spesso non esiste una causa organica, ma vedete appunto che nelle linee guida che già vi ha presentato Giovanni dell'Accademia Europea di Andrologia si ribadisce ancora una volta proprio nella raccomandazione numero uno che la diagnosi di ipogonadismo anche funzionale la possiamo fare solo quando abbiamo la combinazione di testosterone basso con segni e sintomi di testosterone basso. Ora, qui cominciano un po' di problemi. Perché? Perché dal punto di vista biochimico, l'abbiamo sentito anche adesso, se in modo molto così semplicistico, così come per qualsiasi altra ghiandola endocrina, noi sappiamo distinguere, classificare le forme di ipogonadismo primario, secondario e subclinico in base ai livelli di testosterone e delle gonadotropine, in realtà abbiamo ancora dei grossissimi punti di domanda. Dal punto di vista biochimico, non tutti siamo ancora d'accordo su che cosa intendiamo per normale, basso o alto, non solo per il testosterone, ma anche per le gonadotropine, ma soprattutto che relazione esiste tra i livelli di testosterone e la sintomatologia o i segni clinici. E poi abbiamo l'altro punto di domanda molto importante che Carlo ha in qualche modo sottolineato adesso, di non avere dei valori di riferimento del testosterone età correlati, perché appunto noi abbiamo dei valori di riferimento riferiti al giovane adulto, ma è ovvio che l'ottantenne dovrebbe avere dei valori di riferimento sicuramente aggiustati per età. L'altra cosa importante da sottolineare è noi continuiamo a parlare di ipogonadismo in sostanza riferendoci esclusivamente al testosterone, ma ricordiamoci che ipogonadismo significa riduzione di funzione nel complesso del testicolo, quindi non solo nella produzione del testosterone. E ci domandiamo quindi se tutte le manifestazioni cliniche dell'ipogonadismo sono collegate al testosterone da solo, oppure se ci sono altre funzioni del testicolo che in qualche modo, in aggiunta alla riduzione del testosterone, possono spiegare alcune manifestazioni cliniche. In modo molto semplice, ma anche molto didattico e utile, si distinguono sempre, questa è una dei vari lavori che chiariscono quali sono appunto i segni e i sintomi del deficit di testosterone, vedete che noi distinguiamo sempre a sinistra quelli che sono i segni e i sintomi cosiddetti più specifici di ipogonadismo, e tra questi si mettono sempre i sintomi di ordine sessuale. Poi abbiamo i segni cosiddetti segni e sintomi meno specifici, quello di cui parlava Carlo prima, la ridotta concentrazione, un tono dell'umore più basso, eccetera, le alterazioni del sonno. E poi, invece, le condizioni più specifiche associate all'ipogonadismo, che sono quelle di cui ci ha parlato sostanzialmente Giovanni, il diabete, la sindrome metabolica, l'obesità, l'osteoporosi, eccetera, eccetera. Quindi vedete che se noi mettiamo insieme i sintomi e i segni che in teoria dovrebbero essere più specifici per l'ipogonadismo, le condizioni associate, i segni meno specifici, sostanzialmente, se dovessimo fare una diagnosi di ipogonadismo, dovremmo richiedere il testosterone praticamente a tutti, perché più o meno tutti, soprattutto andando avanti con l'età, hanno qualcuna di queste manifestazioni cliniche. Giovanni vi ha già detto che tra tutte queste manifestazioni cliniche le cose più importanti che dobbiamo tenere in considerazione sono queste, cioè questo circolo sostanzialmente vizioso tra l'ipogonadismo, l'obesità, la sindrome metabolica, il diabete, le malattie cardiovascolari e farò un piccolo accenno, una piccola puntualizzazione poi sull'associazione con l'osteoporosi e la sarcopenia. Ecco quindi che per noi queste manifestazioni, questa associazione tra ipogonadismo, obesità, sarcopenia e osteoporosi
forse rappresenta un cluster di sintomatologie e di segni abbastanza caratteristico dell'ipogonadismo, e vi farò vedere che questo è abbastanza caratteristico non solo dell'ipogonadico anziano, ma anche del giovane con ipogonadismo. Abbiamo appena pubblicato questa review sull'European Journal of Endocrinology, in cui appunto abbiamo puntualizzato qual è la relazione tra l'ipogonadismo e l'osteoporosi. Vi sottolineo solamente qui una cosa fondamentale che noi spesso non teniamo in considerazione, che è non solo la valutazione della densità e della fragilità ossea, ma anche della riduzione di forza e di massa muscolare. Quello che si osserva nell'ipogonadismo è quella che ormai si chiama, anche per altre condizioni, obesità osteosarcopenica, in cui c'è, come vedete qui, mano a mano sostanzialmente che si riduce il testosterone insieme all'invecchiamento, c'è appunto una riduzione sia della massa ossea che della massa muscolare, della forza muscolare, accompagnato da una obesità. Perché la funzione testicolare ridotta influisce sulla massa ossea e muscolare, lo sappiamo, nel senso che sappiamo che c'è l'effetto sia del testosterone, ma anche di altre funzioni testicolari importanti, soprattutto perché quando c'è una ridotta funzione testicolare si riduce anche questo ormone che si chiama Insulin Like Factor 3, che ha un'azione diretta sull'osso, ma vi ricordo anche, e questi sono gli studi soprattutto appunto del gruppo di Padova, che la cellula di Leydig contribuisce all'attivazione della vitamina D, perché possiede un enzima, si chiama CYP2R1, che idrossila in posizione 25 il colecalciferolo, che poi successivamente verrà idrossilato in posizione 1 ad opera del rene, e ovviamente questo ha un'azione sinergica sull'osso. Quindi vedete che sono almeno tre le funzioni del testicolo che servono a mantenere l'osso. E qui lo vedete un po' più nel dettaglio appunto in questa revisione che abbiamo appena pubblicato, con i vari effetti di questi ormoni, e ricordo anche peraltro che nell'uomo anche la aromatizzazione del testosterone in estradiolo ha poi un effetto positivo sull'osso, e vedete che ci sono tutte le cellule importanti dell'osso ad essere coinvolti da questo crosstalk testicolo-osso, cioè osteoblasti, osteoclasti e osteociti. Ma tornando al discorso generale, il problema qual è? Il problema quindi è che non esiste una correlazione diretta tra i livelli di testosterone e la sintomatologia. Perché? Perché da una parte noi abbiamo che i sintomi e i segni dell'ipogonadismo dell'adulto, dell'late onset hypogonadism, sono sostanzialmente simili a quelli che tutti noi indichiamo come sintomi dell'invecchiamento generale, anche non ipogonadico. E dall'altra parte, ce l'ha detto Giovanni prima, i sintomi e i segni dell'ipogonadismo sono in qualche modo mascherati da quello delle comorbidità, soprattutto se pensiamo alla sintomatologia sessuale. Vi faccio un esempio molto banale. Se questo è il livello di normalità del testosterone, il range di riferimento di normalità in nanomoli litro, e avessimo anche, ma non ce l'abbiamo, un livello al di sotto del quale iniziano i sintomi di ipogonadismo, questa dovrebbe essere la situazione più o meno fisiologica durante l'arco della nostra vita, con il picco alla fine della pubertà e poi un lento declino durante l'invecchiamento. Ma non è detto che tutti quanti raggiungiamo lo stesso picco alla fine della pubertà, e non è detto che tutti quanti perdiamo testosterone nell'arco della nostra vita alla stessa velocità. Questo è un soggetto che può aver sviluppato meno picco di testosterone, ma una caduta del testosterone parallela a quest'altro soggetto, ma qui possiamo avere invece un soggetto che, per esempio, ingrassa, ce l'ha fatto vedere Giovanni prima, e perde testosterone molto più velocemente. Se lo perde questo sarà ancora diverso, eccetera, eccetera, eccetera. Vale a dire che non è sufficiente avere un unico dato di testosterone per capire la correlazione con la sintomatologia di quel paziente. Noi dovremmo avere una valutazione dinamica del testosterone di quel soggetto, perché la sintomatologia ovviamente dipende dal tempo, dipende dalla velocità di caduta, dalla durata dell'ipogonadismo e dalla presenza di comorbidità. Quindi vedete che non c'è una relazione così lineare.
Vi faccio un esempio. Hanno dovuto addirittura, questo è un articolo abbastanza recente, fare uno studio per dimostrare che se io ho dei sintomi di testosterone deficienza, ma non ho un vero ipogonadismo, è inutile trattare con il testosterone. Quindi vedete quanto lontani siamo ancora da avere una definizione perfetta di quella che è la sintomatologia dell'ipogonadismo e la correlazione con i livelli di testosterone. Un altro studio, una survey tra i medici di base, medici di medicina generale in Inghilterra. Vedete che solo l'1% degli ipogonadismi viene riconosciuto e trattato. Perché? Per quello che vi ho appena detto, perché da una parte abbiamo la difficoltà di attribuire determinate sintomatologie e segni clinici al deficit di testosterone, e dall'altra abbiamo l'altro grosso problema, che è quello biochimico. Che cosa vuol dire basso testosterone? Le linee guida, questa diapositiva non è aggiornata con le ultime linee guida che vi ha fatto vedere Giovanni, ma sostanzialmente non c'è un grossissimo accordo tra i livelli di cutoff di testosterone totale al di sotto del quale possiamo considerare ipogonadismo, c'è un più o meno accordo, ma se andiamo poi sul testosterone libero non c'è ancora meno accordo. Perché vi sottolineo il testosterone libero? Perché Giovanni ci ha detto prima, noi abbiamo delle situazioni in cui sappiamo che l'SHBG cambia, sia in aumento che in diminuzione, e vi faccio notare che le situazioni in cui cambia sono proprio quelle di cui stiamo parlando. Nell'obesità e nel diabete mellito noi abbiamo una riduzione dell'SHBG, con l'invecchiamento abbiamo un incremento di SHBG. E allora, se stiamo parlando di ipogonadismo late onset, se stiamo dicendo che l'obesità, per esempio, è una delle maggiori componenti, eccetera, 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 perché non dosiamo tutti l'SHBG? E vi faccio un esempio. HIV. Questa è una review che sta per uscire sul Lancet HIV nostra, quindi siamo anche particolarmente così orgogliosi di presentarvela, in cui diciamo esattamente questo. Giovanni vi ha già detto che nel paziente con HIV c'è tipicamente un incremento di SHBG. Bene, ma se noi non consideriamo questo e dosiamo solo il testosterone totale, vi faccio vedere questo, che è un lavoro che abbiamo appena sottomesso, se noi nel paziente con HIV, se noi ci basiamo solo sul testosterone totale, perdiamo la metà di diagnosi di ipogonadismo. Se invece consideriamo l'SHBG e il calcolo del testosterone totale, arriviamo ad una definizione diagnostica molto importante. Abbiamo anche cercato di capire, questo è un altro lavoro che è appena stato sottomesso, abbiamo anche cercato di capire perché c'è questo aumento di SHBG tipico nel paziente con HIV e pensiamo, perché i dati dimostrano questo, che tutto dipenda fondamentalmente da una maggior fibrosi epatica collegata a varie situazioni che il paziente con HIV ha, non per ultima le coinfezioni da HCV, e quindi proprio il primum movens dell'eventuale ipogonadismo nel soggetto con HIV è proprio l'incremento dell'SHBG, con tutto poi tutta una serie di conseguenze fisiopatologiche che adesso non ho il tempo di illustrarvi, non è neanche necessario. Ma gli ultimi due minuti volevo dedicarli a questo problema. Finora abbiamo sostanzialmente parlato dell'ipogonadismo età correlato, dell'anziano, late onset, eccetera, eccetera, ma ricordiamoci che il rischio di ipogonadismo non è zero per i pazienti più giovani. Guardate qui, la colonna a destra, più di 60 anni, testosterone normale, testosterone basso, e l'associazione con tutte le cose che stiamo dicendo, l'obesità, il diabete, le malattie cardiovascolari, insomma tutte le cose più frequenti nel paziente ipogonadico. Ma se scendiamo nel paziente tra i 40 e i 60 anni, quindi scendiamo di età, le differenze rimangono. E se scendiamo addirittura nel soggetto tra 20 e 40 anni, le differenze di associazione con queste patologie nell'ipogonadico rimangono, anzi diventano quasi più evidenti. Tanto è vero che a tutte le età, questo è un altro studio molto carino, a tutte le età,
Le analisi statistiche più importanti, che io neanche capisco, che ci dicono quali sono i parametri maggiormente predittori della multimorbidità, sono, come vedete dai cerchietti, o quanto si guadagna in termini di reddito o il basso testosterone. Quindi, per non avere multimorbidità, dovete guadagnare tanto e mantenervi il testosterone alto. Ma guardate che la differenza di percentuale di multimorbidità in chi ha testosterone basso rispetto a chi è normale, come vedete, è molto più evidente proprio nei soggetti giovani rispetto ai soggetti con più di 60 anni. E d'altra parte, se noi prendiamo una popolazione sicuramente di giovani, cioè vale a dire di relativamente giovani, cioè vale a dire i soggetti infertili, e misuriamo di routine il testosterone e l'LH a questi soggetti, questo l'abbiamo pubblicato l'anno scorso, 5.000 soggetti, vedete che abbiamo una prevalenza di ipogonadismo nelle varie forme, primario, secondario e subclinico, estremamente elevata nel soggetto con oligo e azoospermia, con un odds ratio per ipogonadismo negli uomini sotto i 39 milioni di spermatozoi totali di 12, quindi un rischio veramente molto alto. E se voi andate a guardare in base al numero di spermatozoi, basso o normale, che differenza hanno questi soggetti giovani, trovate ancora una volta le stesse identiche cose. Il soggetto con l'oligo azoospermia ha il BMA più alto, la circonferenza di vita maggiore, la pressione, l'LDL, i trigliceridi, l'HDL, l'OMA, insomma tutte le situazioni biochimiche che fanno dire che anche il soggetto giovane infertile ha un 25% in più di rischio di sindrome metabolica. E se in questi soggetti ipogonadici, infertili, voi andate a fare la densitometria ossea, vedete una percentuale di osteopenia e di osteoporosi decisamente molto elevata, che sarebbe già elevata se questi soggetti avessero 70-80 anni, ma questi soggetti ne hanno 30-35, quindi capite l'importanza di questa diagnosi. Concludo quindi con questa diapositiva per ricordarvi un concetto secondo me molto carino. Qualche anno fa era stato coniato, anzi forse era stato proprio il professor Maggi a coniarlo, questo slogan, impotenza che fortuna, e poi l'avevamo anche sintetizzato qualche anno fa in questo articolo, sottolineando come il paziente con disfunzione erettile fosse un paziente fortunato perché aveva l'opportunità, se studiato bene, di fare tutta una serie di prevenzione, di diagnosi precoce su patologie cardiovascolari e dismetaboliche. Io direi adesso che a questo punto possiamo anche dire non solo ipogonadismo, ma infertilità maschile, che fortuna, perché se noi teniamo in considerazione questo concetto che vi ho espresso abbastanza velocemente, ma abbiamo noi come andrologi ed endocrinologi un'opportunità importantissima, il paziente ha un'opportunità importantissima di prevenzione di patologie o di conseguenze di salute generale sicuramente molto importanti. Quindi con questo io penso sì di aver finito e vi ringrazio. Grazie Alberto. Volevo chiedere se ci sono domande per il professor Ferlin. Faccio una domanda io, Mario. Sì. Alberto, credo che questo concetto della infertilità come espressione della fragilità e comunque dell'aumentato rischio del paziente sia un concetto estremamente importante che è venuto fuori solo negli ultimi anni e proprio come tu dicevi è espressione del fatto che non siamo a 50 anni il paziente con disfunzione erettile ma siamo a 35, quindi volevo che tu un po' rafforzassi questo aspetto citando anche cosa c'è in letteratura. Sì, questo anche secondo me è un concetto importante perché, ripeto, noi spesso, ma anche i non esperti, considerano l'ipogonadismo testosterone. In realtà l'ipogonadismo appunto è una ridotta funzione del testicolo e dell'asse ipotalamo-ipofisi testicolo nel suo complesso.
E quindi il testicolo fa il testosterone ma fa anche gli spermatozoi. Quindi noi spesso ci dimentichiamo che l'infertile con una ridotta produzione di spermatozoi è a tutti gli effetti un ipogonadico. E avendo una ridotta funzione del testicolo in senso di produzione di spermatozoi, può avere, è ovvio che non tutti i casi, ma può avere anche una riduzione della funzione endocrina del testicolo. Ora, è pur vero che noi abbiamo anche dimostrato che è di per sé l'alterazione della spermatogenesi indipendentemente dal testosterone un marcatore di salute generale, ma a maggior ragione se a questa alterazione di spermatogenesi si aggiunge anche l'alterazione endocrina. Io penso che l'opportunità per chi fa andrologia, medicina della riproduzione, in questo senso sia importantissimo. Quante volte noi vediamo pazienti anche con testicolopatie gravi che poi vanno a fecondazione assistita e poi nessuno mai più li vede. Questo è un errore enorme. Paziente con testicolopatia che viene da noi perché ha un problema di fertilità è un paziente endocrinologico a tutti gli effetti che anche se noi gli facciamo avere un figlio in qualche modo, poi deve essere seguito in follow-up stretto o comunque stretto, insomma, il follow-up, proprio perché possiamo avere un'opportunità molto forte di prevenzione di tutte quante queste eventuali comorbidità o conseguenze cliniche. Perfetto, Alberto. E questo mi lascia spazio per dire un concetto che noi stiamo, sul quale io e Linda stiamo meditando a Firenze, perché dopo anni che siamo presenti, forse 25 anni, che visitiamo insieme ai ginecologi nei centri PMA, ci stiamo domandando se è veramente utile e se invece questa cosa non vada spostata molto prima. Cioè, ai centri PMA, come dici te, a quel punto si arriva per fare una soluzione definitiva e non rivedere più il paziente. Quindi questa interazione virtuosa di cui parli, di cui sono profondamente convinto, cioè che l'infertilità non sia soltanto la mancanza di seme, ma sia una malattia che coinvolge molti organi e quindi è uno stato di fragilità, molto probabilmente quello che stiamo cercando di fare, e credo che anche a Padova sia ampiamente su questa linea, spero anche Brescia, sia quella di smuoversi nei consultori invece, cioè laddove si possa intercettare con tempo molto precocemente il paziente infertile, non soltanto per spingerlo a fare semi più efficienti, ma per in qualche modo guarirlo nel suo stato generale. Non so se sia d'accordo. Quindi via gli andrologi o meno andrologi nei centri PMA, facciamo certificati invece nel territorio. Questo è quello che io penso sia importante da fare. Sì, Mario, sono d'accordissimo con te che tu stai descrivendo uno scenario idilliaco. Purtroppo magari fosse così. Io direi che dobbiamo tendere a quello che dici tu, ma se già gli andrologi entrassero in tutti i centri di PMA e visitassero le coppie infertili insieme ai ginecologi fin dall'inizio del percorso appunto di una coppia infertile, già avremmo fatto un passo enorme in avanti. Quello che dici tu è giustissimo. Però io proprio a Brescia col centro di PMA ho fatto esattamente quello che tu dici, cioè ho classificato i pazienti che in qualche modo poi andranno a fecondazione assistita e noi possiamo anche fare a meno di tenerli in follow up, ma poi ho dato delle caratteristiche che fossero semiologiche o cliniche o ormonali o ecografiche ai ginecologi, per cui loro sanno che se anche quella coppia poi riuscirà ad avere un figlio, comunque il paziente maschio deve rimanere agganciato a noi. Bene. E già questo mi pare che sia una cosa... Non è facile farlo capire ai ginecologi, però insomma... No, lo so, la battaglia è difficile. Ci sono altre domande per il professor Ferlini che ha fatto una bellissima relazione? No, solo riagganciandomi a quello che state dicendo, forse ancora più che i consultori io penserei alle scuole, no? Ho visto che i nostri progetti, i progetti che abbiamo fatto anche con SIAMS nell'ambito delle scuole ci hanno dato la possibilità di individuare già molto precocemente a 18 anni una grande fetta di ragazzi che possono avere problemi e che possono essere già
seguiti da quel momento in follow up. Peraltro questo permette di fare anche informazione e sensibilizzazione in un momento che poi si portano per tutta la vita. Quindi benissimo quello che dice Mario, io lo anticiperei ancora. Grazie Andrea. Che poi credo che con questi discorsi siamo ritornati alla relazione di Carlo, no? Cioè alle primissime diapo molto belle sul maschio fragile che Carlo ci faceva vedere, di cui sono profondamente convinto. Io credo che siamo in ritardo e quindi ringrazio i relatori e devo passare la moderazione a Sandro Francavilla e Daniela Pasquale che ho visto. E grazie a tutti e buon proseguimento di congresso. Grazie Mario, grazie, ciao Mario. A presto. Sandro e Daniela, ci siete? Siamo, eccoci. Sì, siamo qui. Sandro, ciao. Ciao Daniela, buongiorno. Buongiorno. Lasciati l'onore di iniziare questa sessione interessantissima. Daniela, inizi tu allora. Va bene. Perfetto. Allora, niente. Diciamo, per non perdere tempo, in quella che sarà sicuramente una discussione molto molto interessante che già abbiamo visto diciamo, portare alla luce numerose tematiche che sono, da un punto di vista sia scientifico che clinico, critiche fondamentali e per quindi lasciare sicuramente un segno a coloro che ci stanno ascoltando, direi di iniziare subito con Andrea Garolla. Andrea Garolla che ci parlerà dell'aging riproduttivo e delle soluzioni terapeutiche. Credo che sulla discussione poi avremo modo di interfacciarci e di parlare quanto più possibile per sottolineare quelli che sono gli elementi più importanti. Se Sandro vuole aggiungere qualcosa, altrimenti iniziamo. No, io penso che possiamo proseguire, okay, poi perfetto, tanto benissimo. Magari io presenterò il prossimo. Perfetto, relatore. Allora Andrea Garolla è pronto con la sua relazione, noi siamo... Vedete le diapositive? Eccoci qua. Le vedete? No, ancora no. Come mai? Ho fatto condividi schermo. Non le vediamo ancora, purtroppo. Credo che tu debba essere abilitato alla condivisione dall'amministratore. Sono abilitato? E come mai non si vedono? Forse devi entrare con Chrome? Dici che debba entrare con Chrome? Sì. Ma devo uscire allora e rientrare? Eh sì. Allora esco. Nel mentre, va bene, nel mentre... Ci vediamo fra un attimo. Ci vediamo fra un attimo e niente. Il professore Garolla da Padova che ci fa quindi... attendere questo argomento che mi sembra essere estremamente interessante e che è anche oggetto di grandi problematiche per quanto riguarda l'aging, quindi l'età riproduttiva che è in aumento notevolmente e le problematiche ad esso associate. Però aspettiamo un attimo che si risolva il problema pratico per avere queste informazioni da Padova. Questo coronavirus. Tranquillo Andrea, non ti preoccupare, riusciremo con calma a trovare la soluzione. E quindi siamo con te. Non ti preoccupare, ti aspettiamo. Io già sono contento che non sia successo a me, perché... Mi fa uscire da qua, ragazzi? Nessuno mi ascoltava, quindi io, la mia soluzione è stata riuscire dalla riunione e rientrare. Come si fa? Mamma
Ma se c'è la miniera, intanto possiamo andare avanti finché Crolla non si organizza. Se forse conviene. C'è la... Sandro, ci sei? Sandro, non riesco neanche a uscire. Sandro? Ma perché non riesco neanche? Voi siete esperti, riuscite a uscire? Io non riesco neanche a uscire da qui. Per cercare quindi di dare tempo al professore Carolla di organizzarsi, chiederei con l'aiuto del mio comoderatore, professore Francavilla, eventualmente di far... Eccoci! Fantastico! Grazie! Bene, allora, vediamo se riesco a mettere sotto questo che mi disturba. Dovrei accorciare un po' la tua relazione adesso. Va bene, corro. Allora, buongiorno a tutti, grazie Daniela, grazie Sandro. Sicuramente tra le fragilità che abbiamo, di cui abbiamo sentito parlare, l'infertilità non è la più grave, ma se mettiamo assieme tutto quello che è stato detto, quindi l'ipogonadismo che sicuramente si associa all'infertilità, i problemi che la sessualità, che l'aging può portare rispetto alla sessualità, il problema dell'invecchiamento stesso che riduce la fertilità, noi possiamo capire quanto questo tema invece sia calzante. Peraltro, se ci ricolleghiamo a quello che ha detto Alberto Ferlin, cioè ridotta fertilità, ridotta salute generale, un'occasione per studiare ulteriormente il paziente, questo diventa ancora più importante. Peraltro, se noi andiamo a vedere i dati Istat sulla natalità, ci accorgiamo che continuamente l'Italia, ma non solo l'Italia, stabilisce ogni anno dei record. L'età della madre al primo parto che sale, il numero di figli per donna che diminuisce, il numero dei nati che cala. Peraltro, vedete, le differenze si vedono già di anno in anno. Vedete che già dal 2017 al 2018 c'è un calo evidente. Un altro dato interessante, oltre al dato dell'età della donna, è l'età paterna. Anche l'età paterna si sta alzando e vedete l'età media di paternità al primo figlio è in Italia di 35,5 anni. Ricordiamoci questo dato. E quindi sicuramente ogni anno un record storico, non solo per il numero di nati, ma addirittura di coppie che non hanno nemmeno il primo figlio. Gli stranieri si stanno allineando alla nostra tendenza e sicuramente la popolazione generale tende ad invecchiare, peggiorando ulteriormente l'outcome della natalità. Noi sappiamo che gli uomini, a differenza delle donne, hanno la possibilità di procreare fino a un'età molto più avanzata, anche se l'eterologa in qualche modo aiuta anche le donne. E sicuramente quello che ci dice questa tabella dei paesi anglosassoni, i maschi più avanti con l'età tendono a fare figli con donne più giovani che hanno una capacità riproduttiva maggiore. Ma questa della tendenza ad avere figli sempre più avanti sta crescendo sempre di più nel tempo. Vedete, dall'80 c'è stato un incremento del 21% dei soggetti che hanno più di 30 anni ad avere figli, addirittura del 30% di soggetti che hanno più di 40 anni. E allora noi ci siamo estrapolati questi dati dal nostro laboratorio. Se nel 2004, quando abbiamo aperto l'unità di andrologia e medicina della riproduzione, noi facevamo circa 1000 analisi seminali e solo il 12% chiedeva l'esame dopo i 40 anni, vedete che dopo 15 anni di attività abbiamo addirittura il 28% di soggetti sopra i 40 anni che richiede questo dato. Ma il quesito vero è: c'è un orologio biologico anche per gli uomini? Sembra di sì e sembra che l'invecchiamento possa portare per vari motivi una riduzione della fertilità.
questi autori ci sintetizzano un po' le problematiche che ci possono essere nell'uomo, chiamiamolo, meno giovane. I testicoli tendono a diminuire di volume, si riduce la loro vascolarizzazione, comincia ad esserci una degenerazione del numero e della funzione delle cellule di Leydig e di Sertoli, si riduce il numero delle cellule germinali e anche l'asse ipotalamo-ipofisi-testicolo cambia un po' la sua funzione. Vedete che in questo studio si riporta come ci sia una riduzione con l'età della produzione di androgeni, ce l'hanno detto bene Alberto e Giovanni, aumenta l'SHBG, e ce ne ha parlato bene Alberto, e tendono a ridursi di conseguenza gli estrogeni e anche la stimolazione del PALS, del GnRH, dell'FSH e dell'LH si modifica con un aumento delle gonadotropine. Non solo, vedete che anche i parametri seminali si modificano in modo significativo, prevalentemente, vedete, i parametri legati alla motilità. E questi autori hanno fatto uno studio valutando nel ratto che cosa succede a livello di metabolomica del testicolo. Hanno confrontato ratti di 3 e 24 mesi di età, quindi molto giovani e molto anziani, e hanno visto che prevalentemente tutta quello che è l'espressione dei geni collegati con gli antiossidanti cambia completamente e si riduce se noi confrontiamo i ratti giovani con i ratti più anziani. In questo studio sono stati presi in considerazione i parametri seminali e l'età e vedete che si alterano un po' tutti, ma quello che si altera di più ancora una volta è la motilità, la morfologia. Io vi sottolineo il dato nucleare. Sembra che l'alterazione intracellulare sia quella che ha più significato. Allora noi quando parliamo di nucleo possiamo parlare di cromosomi, possiamo parlare di frammentazione del DNA, possiamo parlare di modificazioni epigenetiche e possiamo parlare, ne parleremo se abbiamo tempo perché siamo un po' in ritardo, di telomeri. Questi autori hanno valutato la percentuale di aneuploidie spermatiche in soggetti con età media di 28 anni e soggetti con età media di 66 e mettono in evidenza un incremento significativo nella popolazione più anziana un po' di tutte le aneuploidie, vedete, duplicazioni, delezioni, che vanno a impattare significativamente su questi soggetti. Peraltro noi sappiamo molto bene che le aneuploidie spermatiche hanno un ruolo determinante in tutte le fasi della fertilità maschile, perché un incremento delle aneuploidie impatta sulla capacità dello spermatozoo di fertilizzare, ma anche sulla capacità che l'ovocita poi dia origine a un embrione, che questo embrione si impianta e porti a termine una gravidanza. Quindi alcuni autori esperti di fecondazione in vitro considerano in una popolazione selezionata di pazienti, soprattutto quelli con testicolopatia, un dato importante quello di screenare i soggetti per le aneuploidie come fattore prognostico per il successo della fecondazione. Perché il testicolo tende anche nel soggetto normale a mostrare molte aneuploidie spermatiche? Perché il testicolo, e la spermatogenesi in particolare, ha una altissima replicazione cromosomica, un po' come succede nel midollo. Vedete, a seconda dell'età del soggetto, quanto incrementi il numero delle replicazioni cromosomiche e questo comporta che ci possa essere un rischio sempre maggiore di errori. Il soggetto anziano, peraltro, è esposto anche a varie situazioni come stili di vita e inquinamento ambientale, che è stato riconosciuto un fattore di rischio per le aneuploidie. E quali sono le aneuploidie più frequentemente rappresentate? Sono quelle che più frequentemente vengono studiate. Vedete, l'anziano ha più trisomia del 21, ha più trisomia del 18, più trisomia del 13 e sono un po'
rappresentate con una maggiore incidenza tutte le alterazioni che coinvolgono gli spermatozoi sessuali. Noi qualche anno fa ci siamo occupati di fare l'array CGH su singoli spermatozoi per capire quanto potesse dirci rispetto al cariotipo degli spermatozoi. E partendo da questo studio di Alberto Ferlin, che si era posto il problema di quanto ci fosse di alterazione cromosomica nei soggetti che andavano incontro a chemioterapia per linfoma di Hodgkin, o soggetti che avevano costituzionalmente delle alterazioni cromosomiche e le aveva confrontate ai soggetti di controllo, vedete come aumenta la percentuale di alterazioni dei singoli spermatozoi di questi soggetti. Noi abbiamo applicato questa metodologia anche ai soggetti anziani. Abbiamo preso 3 soggetti anziani, abbiamo, vedete, tra i 65 e i 73 anni, abbiamo studiato 100 singoli spermatozoi e abbiamo confrontato le alterazioni con soggetti giovani normozoospermici, con testicoli epatici e con i soggetti che aveva valutato anche Alberto. Vedete che l'array CGH ci dà un dato interessantissimo, cioè i soggetti anziani, pur se normozoospermici, hanno un incremento molto significativo delle aneuploidie spermatiche, con le conseguenze di cui abbiamo parlato. E trovavamo in questi soggetti, un po' come succede nei soggetti che hanno fatto chemioterapia, delle anomalie a carico di più cromosomi contestualmente. Il DNA spermatico però può essere studiato anche in modo più fine con varie tecniche. La tecnica che trova più riscontro in termini di relazione poi con gli effetti nella clinica è la frammentazione del DNA, studiata con varie metodiche. E la frammentazione del DNA è stata riconosciuta essere più frequentemente presente nei soggetti anziani, e la causa di questa frammentazione è stata riconosciuta anche in molte altre situazioni che, se però noi le analizziamo, vedete che nel soggetto anziano queste situazioni, che possono essere presenti da molto più tempo che in un soggetto giovane, parlo del varicocele, l'incremento della temperatura, il fumo, lo stress, l'alcol, sicuramente possono dare un incremento significativo di questa alterazione. Quale potrebbe essere il cutoff dell'età? In questo studio si sono posti proprio l'obiettivo di valutare a che età sembra incrementata la percentuale delle aneuploidie, e vedete che la soglia del 30%, che viene considerato di normalità per la frammentazione, scusate, forse ho detto aneuploidie, ma stiamo parlando di frammentazione, sono i 50 anni. Dopo i 50 anni noi abbiamo un incremento significativo di questa anomalia, che peraltro tende a incrementare ulteriormente con l'andare dell'età. E questo dato è presente indipendentemente dall'alterazione seminale, perché vedete che nei soggetti normozoospermici tende ad esserci un incremento della frammentazione indipendentemente dall'età. Il testicolo contiene al suo interno circa 150 geni che sono deputati a proteggere l'integrità degli spermatozoi. Vedete, questi sono alcuni dei meccanismi che proteggono il testicolo, e questi meccanismi però sono altamente alterati man mano che cresce l'età, e uno di questi, quello che è deputato a tagliare le basi del DNA in corrispondenza di alterazioni, è addirittura ridotto del 50% dopo i 60 anni. Quindi lo spermatozoo è una cellula finale che non è in grado di riparare il danno, non possiede queste strutture. Se la spermatogenesi porta a uno spermatozoo alterato, non c'è modo di farlo. Se l'alterazione è lieve, però l'ovocita può ancora ripararla. L'ovocita però non può tutto, e ce lo dimostra questo studio. Questo studio che ha valutato
La probabilità di successo delle tecniche di fecondazione assistita con ovociti donati, quindi ovociti di donne giovani, in uomini con età avanzata, e vedono che l'unico fattore predittivo negativo di successo che impatta sia sui bambini nati sia sui tassi di impianto è il dato anagrafico, quindi sopra i 50 e i 60 anni, in relazione all'alterazione del DNA spermatico. Non è solo un problema di gravidanza e di impianto, ma è anche un problema di aborti, come ci dice questo lavoro. Sopra una certa percentuale di frammentazione del DNA è molto più alta la probabilità che ci siano degli aborti. E rispetto ai nati, qualcuno, in particolare Aitken, ha addirittura ipotizzato che un incremento della percentuale di frammentazione del DNA collegata all'invecchiamento del padre possa associarsi a un problema di salute nel nato. Questo non è stato mai dimostrato, ma sicuramente possiamo richiamare in causa questo tema quando parliamo di problematiche epigenetiche, cioè il grado di metilazione degli spermatozoi. Questi autori si sono presi la briga di studiare questo aspetto in soggetti che avevano donato il seme. Li hanno richiamati 30 anni dopo e hanno guardato il grado di metilazione del seme decongelato con il grado di metilazione del seme fresco, però di quei soggetti che avevano 30 anni in più. E vedete, hanno visto un incremento veramente importante, anzi più che un incremento, una modificazione del grado di metilazione molto importante nei soggetti anziani. L'età è talmente importante per il grado di metilazione che questi autori hanno messo a punto una formula che è in grado di stabilire l'età sulla base del grado di metilazione degli spermatozoi di quei soggetti, e ci dicono anche che sicuramente l'ambiente e altri fattori di rischio possono avere un ruolo, ma questo sarebbe ridotto rispetto al dato anagrafico. Liborio Stupia, in questo suo lavoro che io vi invito a leggere se non lo conoscete, ci mostra come l'alterazione epigenetica sia importante e venga trasmessa allo spermatozoo partendo già dalle alterazioni che si verificano negli spermatogoni e poi gli spermatociti, gli spermatidi fino allo spermatozoo. Non solo, ma ci dice attenzione, perché se lo spermatozoo ha un'alterazione epigenetica, lo spermatozoo è in grado di dare origine a un embrione con un'alterazione epigenetica, a un bambino con un'alterazione epigenetica e a un soggetto adulto che, avendo un'alterazione epigenetica, può essere soggetto a maggiore rischio di patologie collegate a questo problema. Nelle donne l'invecchiamento è stato collegato a varie problematiche legate all'epigenetica, nel maschio sicuramente l'infertilità e anche la maggiore suscettibilità a certe malattie. Ovviamente se il padre è anziano e la madre è anziana, tutto questo va sommato. Questi autori hanno studiato questo aspetto nei ratti giovani e ratti anziani e hanno visto che l'alterazione epigenetica nei ratti anziani si collegava molto bene a una differenza nel comportamento di questi ratti ed era in relazione soprattutto alla età paterna. E che cosa nel comportamento? Vedete che questo studio che ho trovato molto interessante, eseguito in soggetti giovani e in soggetti anziani, ha guardato la metilazione spermatica e ci dice che il grado di metilazione si associa soprattutto alle alterazioni a carico dei geni collegati ai disturbi bipolari. Loro avevano valutato anche schizofrenia, ipertensione e diabete, ma quello che hanno trovato è prevalentemente collegato al disturbo bipolare. Dato che è stato confermato in quest'altro studio
che prendendo in considerazione una popolazione molto più ampia ci dice attenzione, perché anche i geni collegati alla schizofrenia hanno un grado di metilazione molto maggiore. E io voglio concludere questa parte portandovi questo studio che è uscito da molto poco, a febbraio, che dà ormai per scontato il ruolo dell'aging paterno per quanto riguarda la prevalenza di questi disordini che chiamano del neurosviluppo. E quindi ci dice che proprio l'epigenetica potrebbe essere determinante nel causare queste problematiche collegate all'autismo, al disturbo bipolare e alla schizofrenia. E ci mette in guardia perché dicendo se la nostra generazione continuerà a fare figli sempre più tardi nell'età, ci sarà un problema veramente sociale, perché noi avremo un grandissimo incremento nella prevalenza di tutte queste patologie. Non abbiamo tempo di parlare di telomeri, che però è un tema di cui noi ci siamo occupati, sono anche collegati con il problema età, ma io devo parlarvi due minuti anche di terapia e quindi devo passare alle conclusioni. E le conclusioni sono che tutte queste alterazioni di cui vi ho parlato rappresentano sicuramente un marker di fertilità e sono strettamente collegate col processo di invecchiamento del soggetto e con l'invecchiamento testicolare, e non rappresentano solo un problema della fertilità, ma possono rappresentare un problema per la salute del soggetto. Terapia. Carlo mi ha chiesto di parlare anche di terapia. Allora, nell'anziano, che terapie sono state proposte in generale e in particolare per la spermatogenesi? L'anziano ha meno testosterone, diamogli il testosterone, ma noi sappiamo che il testosterone è un anticoncezionale per eccellenza nel soggetto. Ovviamente tutti gli altri androgeni hanno lo stesso senso. Potremmo discutere dell'HCG nei soggetti che hanno un ipogonadismo compensato. Comunque, ovviamente, non c'è niente di confermato scientificamente. Qualcun altro ci ha detto: perché non ci basiamo sul dato della frammentazione e mettiamo in atto nel soggetto anziano, indipendentemente da tutto, le tecniche di selezione spermatica? Scegliamo gli spermatozoi che hanno meno vacuoli, che sono birifrangenti, perché è stato dimostrato che sono anche quelli che hanno una minore frammentazione del DNA. Con la microscopia o con altre tecniche che ci sono, che sono state testate. Ovviamente un punto di domanda, perché questa è una cosa, è una proposta, ma non è mai stato fatto. Ancora, siccome questi spermatozoi possono essere selezionati anche con tecniche che sono state dimostrate selezionare spermatozoi con un migliore quadro epigenetico, si potrebbe mettere appunto la microfluidica, la microscopia con spettrometria Raman. Però voi capite che siamo veramente nel futuro e qui ci vogliono addirittura due punti di domanda. Noi abbiamo pubblicato qualche anno fa un dato invece che guarda proprio il cambiamento degli spermatozoi dopo terapia con FSH, e ammesso che i soggetti anziani abbiano un FSH normale, è una cosa che si potrebbe provare. Qui tre punti di domanda, perché nessuno l'ha mai fatto, ma è un'idea che si potrebbe portare avanti. Sicuramente gli stili di vita dell'anziano, quelli che ha condotto per tutta la vita, possono avere un ruolo, quindi l'informazione in questo senso ha sicuramente senso. Questi autori addirittura ci dicono che soggetti che hanno fatto un'attività fitness cardiorespiratoria per molti anni fino all'invecchiamento hanno addirittura dei telomeri più lunghi, e siccome i telomeri, abbiamo detto, correlano anche con la fertilità, sicuramente possono avere una migliore fertilità. E qui io ho messo un punto esclamativo, credo che nessuno possa obiettare.
Vi ho portato tante volte questa diapositiva, però credo che ci stia molto bene nella conclusione del mio lavoro, tanto per dire di quanto gli stili di vita possano avere un ruolo. Pensate che quest'uomo indiano ha avuto il primo figlio a 90 anni e il secondo a 96, peraltro con una signora di 52. E a proposito degli stili di vita, qui sono tutti elencati, vedete, non ha fatto sesso fino a 80 anni, prima moglie 86, si alza alle 5, non mangia, non beve, non fuma, praticamente uno stile di vita che è molto lontano dal mio, e però verosimilmente questo può avere un ruolo importante. E io voglio concludere invitandovi al primo convegno che noi faremo questa volta in presenza, il 9 ottobre, so che molti di voi hanno paura, ma noi rispetteremo tutti i canoni che vengono imposti dal distanziamento e per incitarvi vi regaleremo l'ultimo libro sulla terapia della coppia infertile a tutti quelli che saranno presenti il 9 ottobre. Con questo ho finito, grazie. Grazie, grazie Andrea. Grazie. E chiaramente se ci sono domande mi fa molto piacere che si intervenga, altrimenti vediamo un pochino. Io l'argomento è estremamente stimolante. Vorrei, posso inserirmi? Allora, grazie Andrea, molto interessante. Ma se andiamo a stringere poi, insomma, alla fine della storia, verrebbe fuori che l'invecchiamento degli spermatozoi è significativo sul piano statistico, di vari parametri, oltre i 60 anni. E comincia a vedersi per alcuni parametri, diciamo, intorno ai 50 anni, da 50 anni in su. Quindi questo suggerisce, se è vero, cioè se è riproducibile questo dato, che l'uomo mantiene il suo potenziale riproduttivo anche a 40 anni. Il mio quesito come andrologo, che vede coppie continuamente, è capire se, visto che adesso ci riproduciamo con un'età maschile mediamente intorno a 40 anni, se questo, rispetto a prima, quando ci riproducevamo a 20 anni, ha un effetto negativo sul potenziale riproduttivo. Sembrerebbe di no. Quindi è come dire, l'uomo invecchia, da un punto di vista degli spermatozoi, molto più lentamente rispetto alla donna. Gli spermatozoi invecchiano meno degli ovociti. Allora, sembrerebbe così per quanto riguarda soprattutto i parametri seminali, ma se noi andiamo a vedere la maggior parte degli studi, gli aspetti dell'alterazione epigenetica soprattutto cominciano a verificarsi più o meno alla stessa età di quando noi consideriamo il decadimento ovarico più importante nelle donne, ovvero a 35 anni. Ed è per quello che io all'inizio ho sottolineato il fatto dell'età paterna in Italia, che è diventata dal 2018, erano i dati ultimi, di 35 anni e mezzo. Questo, se è vero che è l'epigenetica la causa di queste alterazioni, giustificherebbe il dato che ci portano i neurologi e i neuropsichiatri di un incremento molto significativo negli ultimi anni dell'incidenza dei bambini di patologie autistiche e di disturbo bipolare. E sicuramente io nella terapia non volevo proporre a tutti i 35enni piuttosto che i 40enni o i 50enni una selezione degli spermatozoi, però se questo dato si confermasse noi dovremmo almeno nei soggetti che hanno una testicolopatia, quindi quelli che hanno ancora un fattore di rischio in più per avere un'alterazione genetica degli spermatozoi, anche un counseling e una selezione degli spermatozoi. Credo che questa attenzione dovremmo cominciare a porla rispetto a queste problematiche. Bene. Il tempo, diciamo... Posso fare una domanda, Daniele? Un tiranno, però assolutamente sì, perché l'argomento è molto interessante. Prego, Mario.
Sì, volevo sapere da Andrea, te, per un chiarimento, ma te delle terapie accennavi all'FSH che potrebbe essere per alcune cose utile, dicendo di darlo a chi ha l'FSH normale basso, come c'è scritto nelle note AIFA. Ma abbiamo delle evidenze che chi ha l'FSH più alto non c'è alcuna risultato terapeutico? No Mario, assolutamente, tu cogli un punto molto importante. Ho messo tre punti di domanda, sia perché non c'è nessuna evidenza nell'anziano, sia perché sono dati ancora, non sono dati solo del nostro gruppo, ormai ci sono più gruppi che hanno pubblicato su questo, e perché l'anziano spesso ha un FSH elevato. Non solo non lo sappiamo nell'anziano, ma anche nel giovane noi potremmo ipotizzare che quella soglia di 8 sia un po' restrittiva. Tuttavia, come sai, sono farmaci molto costosi e bisognerebbe proporre uno studio molto ampio anche in soggetti che hanno dei valori più elevati. Io sono convinto che possa funzionare, però non ho elementi scientifici per confermartelo. Posso giusto, c'è qualcun'altra domanda, però una cosa che volevo un attimo sottolineare. Il problema dell'età, incremento dell'età paterna non è tanto in relazione con le difficoltà del concepimento, quanto perché è correlato, un invecchiamento sano si è visto non essere correlato con nessuna alterazione della capacità fertilizzante, differenze se ci sono comorbidità, ma con l'incremento delle mutazioni de novo, questa su alcune patologie, come tu giustamente dicevi, la schizofrenia, disturbi dello sviluppo neuronale o quant'altro. Quindi non è tanto andando ad agire sulla capacità fertilizzante che noi dobbiamo focalizzare l'interesse, ma un eventuale diciamo, terapia che possa andare ad agire su quello che è il danno degli spermatozoi, quindi non so, danno ossidativo, ROS che vengono ad essere alterati, tutto questo è ancora molto, diciamo, da validare, però volevo il tuo parere. No, io sono d'accordo e credo che a proposito di questo la presenza dell'andrologo nei centri di PMA potrebbe fare molto bene anche in questa direzione, Daniele, è sicuramente un dato importante. Va bene, perfetto. Non vogliamo togliere tempo al resto della relazione, per cui chiedo al Sandro Francavilla di introdurre la prossima relazione, anche se le domande sono tante, ma il tempo è questo. Se vogliamo procedere. Grazie Daniela. Siamo in un altro argomento estremamente interessante, il metabolismo e le tiropatie nell'anziano, e mi fa molto piacere invitare a raccontarci questa storia il professor Lavigniera, il quale si è occupato per parecchio tempo dei dismetabolismi e delle ripercussioni sul benessere riproduttivo nel maschio. Sandro, ci sei? Sì, buongiorno a tutti. Ciao Sandro, ciao Daniela. Ciao Carlo, ciao a tutti. Ciao Sandro, ben arrivato. Come state? Bene, bene. Allora, le mie diapositive le vedete? Sì. Benissimo. Bene. Allora, dunque, sì, ringrazio Sandro per la presentazione. Effettivamente si tratta di un argomento di un certo interesse, perché sia per aspetti, diciamo, fisiopatologici, sia per aspetti squisitamente epidemiologici. Allora, partiamo dal presupposto che il processo dell'aging modifica certamente il funzionamento dell'asse ipotalamo, ipofisi tiroide, e in particolare andrei a riassumere in quattro aspetti fondamentalmente quello che succede con l'età, cioè abbiamo un ridotto assorbimento e organificazione dello iodio, si realizza una alterata sensibilità dei tireociti al TSH
che a sua volta modifica la sua bioattività, si realizza in assoluto un alterato metabolismo degli ormoni tiroidei e si realizzano delle alterazioni recettoriali e dei cofattori modulanti la risposta del tireocita allo stimolo Conti3. Quindi sostanzialmente, quando esaminiamo i rapporti che ci sono tra aging e funzione tiroidea, dobbiamo partire da questo presupposto. Quindi esistono delle modifiche fisiopatologiche che condizionano la funzione tiroidea nel corso dell'aging. E certamente questi processi causano una ridotta funzionalità tiroidea tendenzialmente. Quali sono i numeri? I numeri sono questi. Noi abbiamo una prevalenza di ipotiroidismo subclinico che è di circa il 4.3% se pensiamo all'ipotiroidismo subclinico, che certamente rappresenta l'endocrinopatia più diffusa nell'anziano. E consideriamo che lo studio Nanes III stima che il 14% della popolazione over 85 possa presentare valori di TSH maggiori di 4.5 con una percentuale intorno al 14%. Cosa determina ciò? Sostanzialmente gestire un anziano con alterazioni della funzione tiroidea può determinare delle alterazioni per quanto riguarda sia l'aspetto metabolico, sia l'aspetto dell'assetto lipidico, sia il rischio cardiovascolare e probabilmente ci sono anche dei risvolti andrologici. E poi bisogna chiaramente capire chi trattare. Allora, schematicamente, per quanto riguarda l'aspetto metabolico, noi abbiamo queste due meta-analisi disponibili ad oggi sul rischio di sviluppare sindrome metabolica nei pazienti con ipotiroidismo subclinico, che sostanzialmente ci dicono che cosa? Young dà un odd ratio di 1,31 su un rischio aumentato di determinarla, mentre l'altra metaanalisi non riporta un aumento del rischio, ma osserva una maggiore prevalenza di obesità centrale nei pazienti con ipotiroidismo subclinico. Quindi la risposta al primo quesito è, diciamo, aspetto contraddittorio, l'ipotiroidismo subclinico sembra in qualche modo poter amplificare moderatamente il rischio di slatentizzare una condizione di sindrome metabolica. Poi abbiamo il secondo punto di domanda, il link che esiste tra l'ipotiroidismo subclinico e la dislipidemia. Certamente qui le idee ce le abbiamo un po' più chiare perché abbiamo 12 RCT, un totale di 940 partecipanti. Cosa sappiamo? Sappiamo che l'ipotiroidismo è notoriamente associato a dislipidemia e che in pazienti con ipotiroidismo subclinico il trattamento con levotiroxina migliora i livelli di colesterolo totale e l'ipotiroidismo migliora i livelli di colesterolo, il trattamento migliora i livelli di colesterolo LDL. Nessun effetto invece significativo viene registrato sui valori di HDL e trigliceridi. Per quanto riguarda invece il legame che intercorre tra l'ipotiroidismo subclinico e la malattia cardiovascolare, dunque, noi avevamo nel 2012 pubblicato una short review su quelli che erano le azioni, gli effetti, i riflessi dell'ipotiroidismo subclinico e la disfunzione endoteliale. E nella tabella 2 di questo lavoro andavamo a riassumere quelli che erano i principali studi osservazionali che, come vedete, vanno ad indagare parametri come ad esempio l'FMD o la riserva coronarica o la risposta con la risposta ai nitroderivati, cioè sostanzialmente tutta una serie di studi fondamentalmente clinici che confermano appunto l'impatto della condizione di ipotiroidismo subclinico sulla problematica dei parametri che utilizziamo per studiare la gravità della disfunzione endoteliale.
Ma ancora più interessante invece gli studi di intervento nella tabella successiva, dove sostanzialmente poi i lavori documentano il fatto che effettivamente l'utilizzo di levotiroxina in terapia sostitutiva andava poi a migliorare la maggior parte di questi parametri. Sostanzialmente quello che sappiamo è che l'ipotiroidismo subclinico è associato ad un incremento dello spessore medio intima anche per valori inferiori a 10 di TSH. E naturalmente i possibili meccanismi che contribuiscono a questo fenomeno sono rappresentati dalla ipertensione, fondamentalmente diastolica, dall'incremento del TSH e dalla dislipidemia. La domanda è: la terapia con levotiroxina influenza lo spessore medio-intimale dei pazienti con ipotiroidismo subclinico? Beh, diciamo che in questo studio, dopo trattamento con levotiroxina, in 314 pazienti con iposubclinico si è realizzata una significativa riduzione dello spessore medio-intima rispetto ai valori pre-trattamento. Poi abbiamo uno studio longitudinale su 2100 pazienti con livelli di TSH maggiori a 10 che si associano ad un rischio maggiore di insufficienza del miocardio nell'anziano, e quindi questo studio fa rilevare come la probabilità di progressione dell'ipotiroidismo subclinico in ipotiroidismo franco sia poi naturalmente maggiore nei soggetti che presentavano una positività anticorpale, quindi le forme autoimmunitarie. Quindi il follow-up è molto utile nei pazienti anziani con positività anticorpale, perché sono verosimilmente quelli progressivi. Per quanto riguarda invece i risvolti andrologici, ma diciamo che c'è poco. C'è questo studio nostro di questa RCT condotta su 40 pazienti con DE arteriosa e ipotiroidismo subclinico randomizzati a ricevere levotiroxina alla dose di 1 microgrammo pro chilo DE nel gruppo A contro nessun trattamento per 6 mesi. Naturalmente il trattamento con levotiroxina riduce i livelli di TSH e aumenta quelli di T4, come è logico aspettarsi, ma la cosa interessante è che il trattamento con levotiroxina aumenta i livelli di PSV, quindi di picco sistolico di velocità, e lo score IF5, ma la cosa più interessante è che il trattamento con LT4 riduca i livelli di colesterolo totale e riduca il valore del volume piastrinico medio. Quindi il nostro studio suggerirebbe un possibile ruolo della terapia con levotiroxina per il trattamento della DE e delle vasculopatie aterosclerotiche nei pazienti con ipotiroidismo subclinico. Facciamo un attimo un passo indietro sul volume piastrinico medio. Il volume piastrinico medio lo ricaviamo da un banalissimo emocromo e viene misurato in fentolitri. In genere il valore non supera mai gli 11 fentolitri. Stiamo attenti al fatto che fondamentalmente, vedete, il range di riferimento oscilla tra 7, 11 e 7 fentolitri. Stiamo attenti ai pazienti con volume piastrinico medio maggiore di 12, anche 13 fentolitri, perché sono pazienti pericolosetti, perché sono pazienti che sviluppano, quando sviluppano IMA, quindi infarto del miocardio, hanno appunto, questi che presentano IMA hanno un valore di volume piastrinico medio mediamente più elevato rispetto ai controlli. Il tasso di mortalità in seguito ad IMA nei pazienti con elevati valori di volume piastrinico medio risulta in misura significativa rispetto ai controlli, e soprattutto il tasso di restenosi in seguito all'infarto del miocardio nei pazienti con elevati valori di volume piastrinico medio risulta aumentato in misura significativa rispetto ai controlli. Quindi sostanzialmente cosa vi ho detto? Vi ho detto che introduciamo un marcatore di rischio cardiovascolare non tradizionale, che è il volume piastrinico medio. Il range di riferimento è questo, quindi dobbiamo guardare quelli che hanno costituzionalmente un valore in fentolitri maggiore di 12, ma anche maggiore di 13, per essere ancora più specifico come dato, e quindi stiamo attenti al fatto che poi dal punto di vista metaanalitico questi facciano più infarto, facciano più in morte da infarto e facciano più rischio di restenosi. E quindi sostanzialmente noi in questo lavoro chiudavamo dicendo che probabilmente la deficit dell'erezione su base arteriogenica associata ad un incremento del volume piastrinico medio in qualche modo può intercettare una prognosi cardiovascolare più cattiva.
Infine, quando trattare? Allora, diciamo che l'argomento è molto dibattuto. Come vedete da questa diapositiva che ho rubato a Fabio Monzani in uno degli articoli con i quali abbiamo contribuito a realizzare questo specialissimo di Frontiers in Endocrinology, nella quale abbiamo appunto dibattuto delle problematiche endocrinologiche dell'anziano, vedete che sostanzialmente si tratta soltanto l'anziano che ha un TSH maggiore di 10. E quando abbiamo quote libere sostanzialmente sotto 10, scusate, TSH sotto 10 con quote libere normali, appunto si decide se trattare o osservare. In genere si tende a essere molto conservativi, a meno che non ci sia un atteggiamento di rischio di progressione, quindi torniamo al discorso degli autoanticorpi o torniamo al discorso della dislipidemia. Vedete invece per quanto riguarda l'anziano fragile, invece nella parte questa qui sotto 10 di TSH sparisce qualche opzione di trattamento e si è ancora più conservativi, e quindi per essere insomma didattici diciamo che si tratta l'anziano che ha ipotiroideo subclinico con un TSH maggiore di 10, quindi chiaramente qui parliamo di quote libere normali e TSH maggiore di 10, ma si potrebbe tuttavia nell'anziano invece fit, quindi quello sano, decidere di trattare anche sotto 10 se dovessimo avere degli elementi che intercettano la progressione, quindi l'autoimmunità, la dislipidemia e l'ipertensione diastolica. Quindi io qui vi lascio, magari vi ho fatto guadagnare qualche minuto e sono disponibile se ci sono eventuali domande. Grazie. Grazie Sandro per l'interessante presentazione che apriamo alla discussione dell'uditorio. Vi è qualche quesito? Posso intervenire io? Prego. No, Mario. No, prego Sandro. Mario. Senti Sandro, c'ho in mente uno studio molto largo che riguarda 700.000 pazienti arruolato longitudinale, cioè, scusate, uno studio osservazionale che riguarda 700.000 pazienti che era su PLOS One qualche anno fa, però molto grosso, che dimostrava che non c'era nessun vantaggio a trattare l'ipo subclinico per nessun evento cardiovascolare, compreso l'infarto. Quindi, nonostante che ci sia le dimostrazioni che c'è questi effetti, questi vari effetti che tu hai ben descritto e che sono chiari, specialmente quello sui lipidi, poi l'endpoint dell'anziano è molto poco documentato che ci sia un reale vantaggio. Eventualmente, se si possono essere moderati vantaggi, è proprio escludendo gli anziani, quindi nei più giovani. Vuoi commentare? Sì Mario, io sono assolutamente d'accordo con te, però voglio dire una cosa, io ritengo che la categoria dell'ipotiroidismo subclinico risenta di un problema per quanto riguarda gli studi di letteratura, cioè tutti gli studi di letteratura si concentrano su endpoint tradizionali. Tutti condividono l'idea che se c'è un minimo di elemento di progressione come l'autoimmunità o la dislipidemia bisogna riflettere. Le linee guida sono abbastanza chiare sul cutoff di 10, però voglio fare un esempio, voglio essere provocatorio, pochi studi sul ruolo ad esempio del volume piastrinico medio, che invece in ambito cardiologico rappresenta un elemento di rischio assolutamente indipendente, soprattutto per i pazienti che escono dalle unità coronariche, che quindi poi ricominciano a vivere dopo la rivascolarizzazione. Sì, e invece secondo me, Sandrino, ci sono dati chiarissimi sul rischio dell'ipertiroidismo subclinico. Ah, quello non c'è dubbio. E per cui, se mai si decide di trattare, il mio consiglio è di stare molto attenti alle dosi dell'anziano. Fra l'altro c'è una metabolic clearance rate degli ormoni tiroidei più bassa, per cui le dosi da usare eventualmente, e io lo sottolineo, nell'anziano devono essere più basse per evitare il rischio di
indurre un ipertiroidismo subclinico che invece sulle tachiaritmie ha degli effetti sicuri. Sacrosanto questo commento, stiamo attenti ai dosaggi perché andare a sopprimere il TSH significa poi ritrovarci in pronto soccorso per fibrillazione atriale. Esatto. Quindi grazie Mario, questa chiaramente è una perla di saggezza che ovviamente mi sembra assolutamente da sottolineare, mancherebbe. Questa è la base di tutto, certo. Sì, se posso aggiungere una cosa io, Sandro, sono Giovanni. Ciao Giovanni. Penso che il lavoro che, a cui Mario si riferisse sia un lavoro osservazionale dei medici di base UK, sì, che dice proprio questo, se non mi ricordo male. E le sì, meta-analisi così, Giovanni. Attualmente sono una decina che guardano questo aspetto, ma Sandro è stato piuttosto pacato in questo senso e anch'io, Mario l'ha risottolineato, anch'io sono d'accordo. Ricordiamoci che le linee guida dell'European Thyroid Association sottolineano il concetto di 10 e in modo particolare il cutoff di età di 65. Quindi sicuramente bisogna essere molto molto pacati per tutto quello che ha detto Sandro all'inizio. Cautela. Ci sia una riduzione della sensibilità al TSH e quindi può essere quasi un meccanismo anche qui di adattamento fisiologico. Quindi, esatto, di adattamento, sì. Specialmente nell'obeso, cioè l'obeso è fisiologico che sia così. Certo, certo. Sì, anche perché non dimentichiamoci naturalmente che un eccesso di terapia poi contribuisce anche a rovinare l'osso, quindi assolutamente. Sì, e anche quel dato che facevi vedere Sandro sull'osservazione di una maggiore prevalenza di sindrome metabolica negli ipotiroidei subclinici, c'è da chiedersi, siccome se ti ricordi bene, quello era una meta-analisi di studi osservazionali, sì, di nuovo, quando è una meta-analisi di studi osservazionali c'è da capire qual è la direzione. Te, esatto, sei completamente sicuro che non sia la sindrome metabolica che induce delle alterazioni della tiroide, ma che è la tiroide che induce la sindrome metabolica? Ma infatti Mario, io in quella prima diapositiva ho detto che sulla sindrome metabolica il dato è assolutamente contrastante e che appunto ci può essere questo effetto di amplificazione, ma la bidirezionalità del fenomeno è tutta da dimostrare. Infatti, aggiungo un'ultima cosa, ci sono degli studi che dimostrano che se il paziente perde peso il TSH... Esatto, sì, assolutamente d'accordo. Bene, credo che il tempo sia ampiamente terminato. Ringrazio Sandro per questa bella presentazione e lascio la parola a Daniela per l'introduzione del prossimo speaker. Vi abbraccio, grazie, tutti, grazie. Vi saluto. Grazie a tutti. Ciao, arrivederci. Vi abbraccio tutti. E andiamo avanti con la disfunzione erettile nell'anziano, quali soluzioni terapeutiche. E su questo argomento sono chiamati a illustrarci e illuminarci Luca De Toni e Nicola Carezza di Padova, quindi ascoltiamo con attenzione e dopodiché abbiamo il tempo per fino a l'una e mezza per poter completare una discussione sull'argomento. Prego. Buongiorno a tutti, mi sentite bene? Sì. Benissimo. Buongiorno a tutti, ringrazio il professore come sempre per l'invito. Cominciamo a parlare della disfunzione erettile nell'anziano. Se da un lato i vari meccanismi patogenetici della disfunzione erettile diventano sempre più chiari, senz'altro più evidente in relazione a tutte le diverse comorbidità e fragilità che sono state evidenziate dai relatori che mi hanno preceduto, come questi ulteriori elementi si inseriscano in senso negativo nel processo appunto erettivo e come di fatto una analisi, una disamina di quello che è il processo erettivo possa essere di aiuto per capire le criticità della terapia, delle soluzioni terapeutiche da applicare nell'anziano e quindi capire il razionale dei diversi approcci che possono essere adottati appunto nel soggetto maschio in età senile. Se in condizioni di normalità, nello stato flaccido,
ciò che ha la prevalenza è un tono adrenergico sulla muscolatura liscia della vascolatura dei vasi cavernosi. Questo tono adrenergico porta ad un aumento del calcio intracellulare che attraverso la calmodulina provoca la fosforilazione delle catene leggere di miosina, e questo porta come ultimo evento la contrazione della fibra muscolare liscia. La sensibilità di questo sistema miosina, della catena leggera della miosina, è la sensibilità alla fosforilazione, è sotto diretto controllo inibitorio da parte del testosterone attraverso il signaling che vediamo qui elencato, ROA. Quindi è questo uno dei principali meccanismi attraverso il quale il testosterone influisce sul processo erettivo. In condizioni invece appunto in cui pervengano dal sistema nervoso centrale stimoli di tipo sessuale che portino appunto al fenomeno erettivo, prevale invece il tono colinergico, soprattutto a livello della cellula endoteliale. Questo, come ormai ben noto, provoca il rilascio di ossido di azoto che, diffondendo a livello della cellula muscolare liscia, provoca la ciclizzazione del GMP. Questo provoca una riduzione del calcio intracellulare a diversi livelli per ingresso nel reticolo endoplasmatico e per inibizione dell'ingresso a livello della membrana cellulare, e questo provoca rilassamento della muscolatura liscia e vasodilatazione. Sussistono poi tutta una serie di influenze nervose sulla muscolatura liscia, invece liscia di tipo diretto, le note fibre non adrenergiche e non colinergiche, che provocano un rilascio diretto di ossido d'azoto a livello della muscolatura liscia, e un'inibizione invece del tono adrenergico indiretto da parte delle fibre colinergiche afferenti. In questo intricato e complesso di eventi a multilivello, possiamo pensare che qualsiasi alterazione a qualsiasi livello appunto di questo processo possa esitare poi in una inibizione del processo erettivo. Distinguiamo quindi diverse tipologie in senso formale di disfunzione erettile: quella psicogenica, nel quale fondamentalmente c'è un deficit di traduzione di tutti quelli che sono gli stimoli sessuali in un'attività centrale che poi porta allo stimolo nervoso a livello del tratto genitale, che però ha caratteristiche cliniche molto peculiari. Di solito ha un esordio giovanile, un esordio molto repentino, viene comunque mantenuta una funzione organica, come denotato dalla persistenza comunque delle erezioni notturne, e ha la caratteristica di essere estremamente ben responsivo alla terapia farmacologica. Distinguiamo poi una disfunzione erettile di tipo neurogenico, laddove venga alterato il segnale nervoso che porta appunto all'innesco di tutto il processo erettivo che abbiamo visto poco fa. Quindi inseriamo in questa macro categoria tutte quelle traumatismi a livello della colonna vertebrale, tutti quei traumatismi di tipo iatrogeno derivanti ad esempio dalle chirurgie del pavimento pelvico, chirurgie delle patologie prostatiche, che per vicinanza anatomica alle strutture nervose che appunto innervano i vasi penieni possono appunto provocare alterazione della conduzione nervosa. E inseriamo in questa categoria anche le eventuali patologie prostatiche che, proprio in virtù del processo infiammatorio che le caratterizza, possono influire sulla qualità e quantità della trasmissione nervosa a livello delle strutture nervose adiacenti, e inseriamo anche la neuropatia diabetica, nel quale troviamo anche un primo elemento che caratterizza l'anziano in termini di comorbidità. Abbiamo detto che il testosterone è uno dei
dei principali attori capaci di modulare la risposta, diciamo, nervosa a livello delle strutture vascolari cavernose. Ma l'influenza del testosterone è a diversi livelli, a livello centrale, dove influenza l'attività neuronale di quei nuclei coinvolti appunto nella traduzione degli stimoli sessuali in conduzione nervosa verso la vascolarizzazione del pene, e la funzione anche di quelle strutture nervose periferiche gangliari coinvolte appunto nella trasmissione dello stimolo nervoso. Quindi distinguiamo una disfunzione erettile di tipo endocrino laddove vi sia un deficit, laddove sia associata a un deficit dei livelli di testosterone. Ma il vero, diciamo, zoccolo duro dal punto di vista patogenetico è rappresentato dalla disfunzione erettile di tipo vasculogenico. Questo è stato ampiamente studiato, molto brevemente, è l'influenza di tutti i noti fattori di rischio cardiovascolare che a livello dell'endotelio dei vasi cavernosi altera tutto il processo di produzione principalmente dell'ossido di azoto e quindi processi di vasodilatazione che provocano appunto perfusione dei corpi cavernosi e quindi l'erezione in senso stretto. Gli effetti appunto vanno dalla ridotta risposta agli stimoli vasodilatatori a ai ben noti processi di degenerazione progressiva in senso aterosclerotico, quindi ispessimento della parete del vaso e quindi ulteriore riduzione della perfusione a valle del tessuto. Se è vero che la disfunzione erettile, così come la disfunzione endoteliale, è un processo patologico di tipo sistemico, l'eventuale ispessimento che deriva appunto dal perpetrarsi di questo fenomeno patogenetico ha influenze molto diverse a seconda del calibro dell'arteria che è interessata dal processo appunto aterosclerotico. Ed è particolarmente il caso delle arterie peniene in virtù della loro appunto dimensione molto, molto ridotta, tanto che piccole ispessimenti del vaso possono provocare appunto forti occlusioni della pervietà e quindi esitare molto più precocemente in una alterazione del fenomeno erettivo rispetto ad altri distretti corporei. Quindi non è un caso che la disfunzione erettile si accompagni molto frequentemente ad altre patologie o alla presenza di altri fattori di rischio cardiometabolico, quindi diabete mellito, l'ipertensione e la iperlipidemia. Non è un caso che laddove vi sia disfunzione erettile ci sia un rischio doppio di avere un diabete o un'ipercolesterolemia non diagnosticato. E non è un caso che dove vi sia disfunzione erettile il rischio di mortalità per qualsiasi causa cardiovascolare sia aumentato rispetto a chi non presenta disfunzione erettile. L'integrazione tra disfunzione erettile e patologia cardiometabolica è talmente stretta che viene proposta questo elemento, diciamo, questo quadro clinico come elemento diagnostico integrato nella definizione del rischio cardiovascolare nel paziente appunto con presenza di fattori di rischio cardiovascolare. Nell'anziano troviamo tutta una sovrapposizione di fattori di rischio che si insinuano ai diversi livelli del processo di lo sviluppo del processo erettivo, come l'abbiamo descritto poco fa. Se da un lato, da un punto di vista epidemiologico, la prevalenza di disfunzione erettile aumenta all'aumentare dell'età in modo pressoché lineare nelle forme più moderate, in modo quasi esponenziale nelle forme più gravi, laddove vi sono fattori di rischio di tipo cardiometabolico aggiuntivo, questo porta a un ulteriore aumento del rischio e prevalenza di disfunzione erettile nel soggetto maschio.
Ancora di più, abbiamo visto proprio per l'influenza del testosterone in tutte le, diciamo, gli aspetti che regolano il processo erettivo, laddove vi sia un aumento dell'ipogonadismo dovuto all'aumento dell'età, questo si presenta come un fattore additivo nel rischio e sviluppo di disfunzione erettile. Così come lo sono la presenza di patologie al basso tratto urinario, che per i meccanismi che abbiamo evidenziato poco fa, vediamo che nelle fasce di età, in particolare nelle fasce di età più avanzata, la presenza di, appunto, di LUTS si associa a un aumento della prevalenza di disfunzione erettile. Dulcis in fundo abbiamo anche il problema della politerapia. I soggetti anziani, in virtù appunto delle sopracitate delle comorbidità e patologie concomitanti, vanno incontro molto spesso a politerapia, e molti dei farmaci utilizzati per il trattamento dei fattori di rischio o delle patologie hanno un effetto, si associano allo sviluppo di disfunzione erettile. Quindi, come districarsi in tutto questo dedalo di potenziali fattori aggravanti e confondenti? In realtà l'approccio è l'approccio della, diciamo, individuare la soluzione terapeutica più adeguata per la disfunzione erettile nel soggetto anziano, consiste proprio nel pesare posologia e tipologia di terapia in relazione appunto alle diverse comorbidità. Un iniziale suggerimento ci arrivano proprio dalle linee guida internazionali per il trattamento della disfunzione erettile in presenza di fattori di rischio cardiovascolare. Se escludiamo i soggetti stratificati per rischio cardiovascolare più elevato, quindi con patologie in corso o condizioni, diciamo, cliniche più gravi, dove viene tanto esclusa o tanto messa, diciamo, in pausa l'attività sessuale quanto la terapia per la disfunzione erettile, in tutte le altre condizioni, quindi di rischio basso e intermedio, la terapia farmacologica della disfunzione erettile non è controindicata o viene tranquillamente concessa. Quindi si tratta essenzialmente, come dicevamo poco fa, di trovare la più adeguata combinazione di posologia e di molecola, quindi specialità medicinale, da utilizzarsi in associazione alle diverse comorbidità. È ben noto che i farmaci di prima scelta per il trattamento della disfunzione erettile sono gli inibitori PDE5. Il meccanismo, lo sappiamo benissimo, è fondamentalmente inibiscono l'enzima preposto alla metabolizzazione del ciclico GMP, quindi ne aumentano l'emivita e la concentrazione intracellulare laddove si è stimolato appunto dall'attività nervosa a monte, e quindi prolungano l'attività appunto dell'ossido di azoto prodotto a livello endoteliale. Si tratta generalmente di molecole utilizzate on demand, a parte il tadalafil, per il quale è previsto un utilizzo quotidiano, una somministrazione al giorno. Sono farmaci generalmente considerati sicuri e efficienti in termini terapeutici nel 60-70% dei casi. Oggi sono disponibili diverse molecole da un punto di vista commerciale, condividono la stessa farmacodinamica in senso di inibizione della fosfodiesterasi di tipo quinto e si distinguono essenzialmente per la farmacocinetica in termini di durata d'azione e in termini di essenzialmente comparsa di effetto. Quindi come facciamo, come riusciamo a combinare questi elementi con presenza di comorbidità associate appunto all'aumento dell'età nel soggetto? Se è vero che la disfunzione erettile in qualche modo è uno specchio di quella che è la salute cardiometabolica dell'individuo, è anche vero che l'interazione PDE5 inibitori con le patologie, con i fattori di rischio e patologie cardiometaboliche non danno elementi significativi. In che senso?
la somministrazione di inibitori PDE5 non ci sono evidenze che modifichino il decorso della patologia cardiovascolare in corso, così come la patologia non ha effetti in generale sulla risposta farmacologica appunto a questa classe di molecole. Quando questa patologia però è trattata con farmaci, un po' più di attenzione va riservata, in particolare laddove vi sia una patologia cardiovascolare coronarica in corso di trattamento, in particolare con i nitrati. Questi danno una pesante interazione con gli inibitori PDE5 e richiedono che la somministrazione di nitrati, appunto, per il trattamento della patologia siano dilazionati di almeno 24 ore. Laddove si è richiesto l'utilizzo di inibitori PDE5 a breve durata d'azione, o addirittura 48 nel caso del tadalafil, che ha la durata d'azione maggiore. Laddove vi sia invece una patologia aritmica in corso, l'uso del vardenafil ad esempio non è raccomandato, laddove vi sia l'assunzione di antiaritmici di classe 1A o di classe 3, o nel caso ci sia una sottostante sindrome da tratto QT prolungato. Nel paziente invece che presenta una concomitante terapia con antitrombotici o trattamento con anticoagulanti, il trattamento con inibitori PDE5 deve essere strettamente monitorato e ben ponderato, in quanto la PDE5 è presente nelle piastrine e il trattamento concomitante con inibitori PDE5 potrebbe aumentare i tempi di coagulazione e quindi esitare in problemi di tipo emorragico. Quindi da un punto di vista terapeutico converrebbe partire da dosaggi più bassi e via via raggiungere i livelli gli effetti desiderati, aumentando eventualmente la dose in senso progressivo. Abbiamo detto che la risposta agli inibitori PDE5 è positiva nel 60-70% dei casi. Le ipotesi più accreditate vedono la compresenza di ipogonadismo quale una delle concause laddove non vi sia un'adeguata risposta farmacologica a questa classe di farmaci. Nasce quindi spontanea la possibilità, l'ipotesi di trattare contestualmente la disfunzione erettile con testosterone per migliorare la risposta, appunto la risposta a questa classe di farmaci e appunto compensare in modo sostitutivo appunto la carenza di testosterone. Ci sono in questo senso diversi dati, soprattutto con il tadalafil, dove si dimostra che in generale l'effetto combinato di testosterone e inibitori PDE5 ha un effetto sinergico positivo sulla funzione erettile. Tuttavia, essendo l'ipertrofia prostatica benigna una patologia che è sensibile appunto alla terapia con testosterone, la somministrazione contestuale di queste due molecole deve necessariamente fare fronte ad un monitoraggio molto attento appunto della funzione prostatica. Ma di questi aspetti vi parlerà in modo più approfondito il dottor Gaccaretta, che mi seguirà. Dall'altro lato, invece, il trattamento della patologia prostatica benigna con alfa bloccanti assolutamente sembra non essere inficiata dalla cosomministrazione di inibitori PDE5. In questa meta-analisi, dove vengono considerati studi nei quali vengono utilizzati in modo più o meno indistinto tutte le classi di inibitori PDE5, l'utilizzo contestuale porta ad un miglioramento sia dei sintomi prostatici che dei sintomi erettivi. Necessariamente, per la insistenza delle due tipologie di farmaci sulla funzione vasodilatatoria, due tipologie di farmaci devono però essere assunte necessariamente con una distanza di 4 ore. Un ultimo aspetto, molto si parla appunto abbandono della terapia da inibitori PDE5, essenzialmente per appunto perché il paziente sperimenta una mancanza di efficacia o perché sperimenta la presenza di effetti avversi che per entità
sono incompatibili appunto con il prosieguo della terapia. In generale questo tipo di effetti, questo tipo appunto di problematica è stato affrontato da un punto di vista farmacotecnologico con lo sviluppo di principi attivi, forme farmaceutiche a maggiore biodisponibilità che consentono quindi un dosaggio più basso e quindi il raggiungimento di picchi ematici diciamo più bassi e che si associano ad una ridotta presenza e sviluppo di reazioni avverse. E questo è il caso, ad esempio, questo, sento delle voci sotto. E questo è il caso, ad esempio, della formulazione di Vardenafil, che è quella oro dispersibile che è presente in commercio con il dosaggio intermedio da 10 mg. A tale proposito, un nostro studio ha proprio valutato l'applicabilità di questa la forma farmaceutica già presente in commercio dei film di sildenafil oro dispersibili con una somministrazione diciamo alternativa che è quella sublinguale. Originariamente questo tipo di formulazione viene indicata per i soggetti disfagici, la cui prevalenza appunto è aumentata nel soggetto anziano, ma noi abbiamo visto che la somministrazione sublinguale di questa forma farmaceutica si associa ad una farmacocinetica modificata nella quale si raggiungono rapidamente livelli ematici consistenti senza peraltro raggiungere picchi molto diciamo elevati scusate ma ci sono dei microfoni aperti sotto, io li sento. Questa farmacocinetica modificata si associa di fatto ad una riduzione dei casi di eventi avversi e in generale una riduzione dell'entità in termini di gravità di questi eventi avversi e della durata. Chiudo molto rapidamente con i farmaci di seconda scelta che sono le prostaglandine, sono estremamente efficienti in termini di efficacia clinica, ma vengono considerate di seconda scelta proprio per la modalità di somministrazione che vede la sua massima efficacia nella somministrazione iniettiva intracavernosa che diciamo per la diciamo invasività, porta a una bassa compliance da parte del paziente, ma si associa anche a un numeroso elenco di effetti indesiderati che vanno dal mal di testa alla riduzione della pressione a sintomatologie più pesanti che appunto in generale poco si associa ad un uso diciamo prolungato di questa molecola e che quindi porta all'utilizzo delle prostaglandine ad una seconda scelta. Io ho concluso e passo la parola al mio co-relatore. Prego al dottor Caretta di procedere con la sua presentazione. È pronto il dottor Caretta? Eccoci qua, grazie. Dottor Caretta, la attendiamo per completare la sessione sulla dispensione elettrica dell'anziano. E eccoci qua, non era partito il microfono. Buongiorno a tutti. Il compito che mi sto affidato appunto è quello di parlarvi di terapia nel soggetto anziano fragile,
con disfunzione rettile. Il relatore che mi hanno anticipato questa mattina e Luca bene hanno parlato di come i fattori di rischio possono incidere sulla funzionalità rettiva e quali siano le possibilità terapeutiche. E nella mia relazione ho cercato di dare un po' un aspetto di tipo real life, cioè di quali sono i gradi di terapia e di come dobbiamo affrontare il paziente nel nostro ambulatorio. È noto che l'anziano, l'età di per sé è un fattore di rischio per la disfunzione rettile, in quanto la senescenza cellulare, lo stress ossidativo, l'infiammazione vanno ad alterare la funzione endoteliale e la struttura dei corpi cavernosi, portando a un graduale declino della funzionalità erettiva. A questo, abbiamo ben sentito, spesso si può aggiungere l'ipogonadismo e tutta una serie di patologie e di fattori di rischio, quindi abbiamo elencati un po', che possono a loro volta accentuare il processo di invecchiamento o essere causa loro stesse di disfunzione rettile, come può essere ad esempio patologie come diabete, ipertensione, ipertrofia prostatica, le alterazioni appunto di tipo endocrinologico dell'anziano. Nel approccio a questo paziente nel nostro ambulatorio sicuramente dobbiamo avere una certa gradualità nell'intervento terapeutico e considerare sempre le patologie concomitanti e terapie concomitanti. Il primo aspetto che va sicuramente sottolineato è quello che noi dobbiamo sempre affrontare, lo stile di vita del paziente. Noi abbiamo diversi studi che hanno dimostrato, in primis la scuola di Napoli, come il tipo di dieta possa incidere sulla funzionalità endoteliale. In questo lavoro vedevano come un pasto ricco di glucidi o di trigliceridi possano determinare uno stress ossidativo, un danno a livello dell'endotelio con riduzione della produzione dell'ossido nitrico e quindi una ridotta funzionalità elettiva. E come poi il cambio dello stile di dieta verso una dieta di tipo mediterraneo, quindi povera di zuccheri e di trigliceridi, potesse nell'arco dei 2 anni successivi portare ad un miglioramento della funzionalità elettiva. Su questa linea abbiamo altri lavori, anche in letteratura, in cui si sono associati anche gli urologi, in cui dicono che oltre che alla disfunzione rettile, lo stile di vita e la dieta possa incidere anche sulla funzionalità prostatica e ci dicono come appunto la restrizione calorica, la dieta mediterranea o lo sbilanciamento della dieta verso frutta e verdura possa avere un effetto positivo sia sulla funzione erettiva che su quella prostatica, in particolar modo sulla sintomatologia legata all'ipertrofia prostatica, cioè l'UZ. Viceversa, una dieta ricca in lipidi, in carne rosse o, qui mi riportano anche il caffè decaffeinato, possa invece portare ad un peggioramento sia della funzione erettiva che della sintomatologia legata all'UZ. E il concetto della restrizione calorica funziona probabilmente anche nell'anziano. Migliorare gli stili di vita sicuramente può portare un miglioramento anche a soggetti che per tanti anni hanno avuto magari uno stile di vita scorretto. E in questo lavoro questi autori sono andati a vedere come la restrizione calorica andasse ad influenzare la funzionalità erettiva nei soggetti in topi, diciamo, anziani. E hanno dimostrato che con la restrizione calorica si aveva una modificazione della struttura del corpo cavernoso, con il ripristino di fibre muscolari lisce, una riduzione delle fibre di collageno. Quindi un effetto della dieta sulla anche la funzionalità e la struttura del corpo cavernoso. A questo poi, nel topo anziano, la dieta ipocalorica portava ad un incremento anche dei livelli di testosterone. E questo è stato dimostrato anche nell'uomo come il tipo di pasto di alimento che viene introdotto possa influenzare i livelli di testosterone. In questo lavoro riportano che il digiuno o la dieta di tipo proteico, in particolare
dell'albumina possa aumentare i livelli di testosterone nelle 5 ore successive al pasto. Viceversa, pasti ricchi in trigliceridi, in grassi monoinsaturi o poliinsaturi, potesse invece determinare, può determinare una riduzione dei livelli di testosterone nelle ore successive. Quindi, oltre alla dieta, lo stile di vita è anche attività fisica. L'anziano spesso magari ha difficoltà di tipo motorio, si riduce, se non è abituato a una sana vita, a un'attività fisica regolare, riduce ulteriormente l'attività fisica, e questa riduzione dell'attività fisica non fa altro che assommarsi all'effetto negativo che hanno i vari fattori di rischio sulla funzionalità endoteliale. Fare in modo che queste persone riprendano un'attività motoria diventa importante. E questo lo dimostra questo lavoro di review, in cui è andato a valutare tutti quanti i lavori in letteratura, la maggior parte dei lavori in letteratura, che valutavano come l'attività fisica influenzasse la funzionalità rettiva. E qui riportano che con un'attività fisica di 40 minuti, almeno 4 volte alla settimana per 6 mesi, quasi praticamente tutti i lavori riportavano un importante miglioramento della funzionalità erettiva. Quindi sommiamo l'effetto della dieta, la tipologia della dieta con l'attività fisica, sicuramente siamo già a un primo passo per avere un risultato sulla funzionalità erettiva. E non ultima, ovviamente, il fumo di sigaretta. Il fumo di sigaretta, già con la sospensione del fumo, già nelle 24-36 ore dopo la sospensione del fumo si nota un miglioramento della funzionalità vascolare del pene. Quindi è indubbio che chi fuma deve quantomeno ridurre o sospendere il fumo. Dopodiché, quando abbiamo impostato questo tipo di approccio, diciamo, di tipo comportamentale, ci dobbiamo approcciare col farmaco. Il farmaco che verrà dato a pazienti che molto probabilmente hanno delle patologie concomitanti. Quindi dobbiamo stare attenti a non fare, diciamo, del male, cioè fare in modo che diamo dei farmaci che siano safe, che siano tranquilli e che non diano effetti collaterali ai pazienti che stanno magari già assumendo farmaci per altre patologie. Porto l'effetto, diciamo, nel paziente che viene, che magari ha un'ipertensione, sicuramente secondo le linee guida uscite veramente molto di recente tra i pazienti iperteso con la disfunzione erettile, la prima cosa da fare è valutare che tipo di trattamento sta facendo il paziente. Ci consigliano di sostituire farmaci che possono avere, da dove possibile ovviamente, che possono avere un effetto negativo sulla funzione erettiva, come sono ad esempio i diuretici o i beta bloccanti diciamo non selettivi, e magari sostituirli con farmaci come i bloccanti recettori dell'angiotensina o il nebivololo, cioè un beta bloccante selettivo di ultima generazione, che è stato dimostrato come possa avere un effetto positivo sulla funzionalità endoteliale e sulla produzione di ossido nitrico. Quindi, dov'è possibile sostituire farmaci che hanno effetto negativo sulla funzione erettile, e eventualmente associare appunto la somministrazione di un PDE5 inibitore. PDE5 inibitore che dovrà essere, solitamente si consiglia di assumere ad una certa distanza dal farmaci anti-ipertensivi. Tendenzialmente, anche da quanto ci ha detto prima Luca, i PDE5 inibitori da un punto di vista cardiovascolare sono dei farmaci safe, cioè non hanno non hanno effetti negativi da un punto di vista cardiovascolare, anzi sono numerosi i lavori in letteratura che ci dicono come abbiano un effetto protettivo a livello cardiovascolare, tanto da ridurre la mortalità cardiovascolare. Però ci sono dei warning, cioè a chi è sconsigliato dare il farmaco. Se il paziente che ci troviamo di fronte ha una storia, ad esempio, di infarto miocardico, di stroke o di aritmie negli ultimi 6 mesi, questo paziente in questa fase è sconsigliato dare il farmaco. O pazienti che abbiano livelli pressori troppo bassi o troppo alti,
o in corso di angina instabile o pazienti trattati con nitrati, per il discorso che facevamo prima con Luca di effetto somma e quindi rischio di crisi ipertensive importanti. Molto frequentemente poi nel nostro ambulatorio, oltre all'ipertensione, può essere anche un paziente che ha il diabete, e sul diabete sicuramente i nostri farmaci PDE5 inibitori hanno la possibilità di avere un effetto positivo, perché riducono gli effetti negativi della patologia sull'endotelio con il loro effetto endotelio protettivo. E addirittura ci sono lavori che hanno dimostrato come i PDE5 inibitori possono avere un effetto positivo sulla sensibilità insulinica. Tanto che questi autori propongono l'utilizo del PDE5 inibitori in forma cronica, in questa fattispecie il Tadalafil giornaliero, proprio per ridurre l'incidenza di complicanze nel paziente diabetico. E chi si spinge più in là dice di utilizzare i PDE5 inibitori addirittura per complicanze di questa patologia, come ad esempio la microangiopatia. In questo studio hanno dato dosi elevate di sildenafil di 100 mg due volte al giorno e sono riusciti a far regredire delle lesioni di tipo necrotico alle dita dei piedi. Facevano però segnalazione di fare attenzione, perché con il loro effetto del sildenafil di migliorare la sensibilità insulinica vi sarebbe un maggior rischio di crisi ipoglicemiche. Quindi soggetto diabetico che prende più di 5 inibitori, probabilmente gli diamo una mano perché lo aiutiamo anche a migliorare la sua sensibilità insulinica. Fare attenzione, soprattutto nel primo periodo, se quel paziente può avere necessità di aggiustare la terapia ipoglicemizzante. Ma i PDE5 inibitori è stato dimostrato che possono avere un effetto positivo e protettivo anche a livello renale, quindi non c'è nessuna controindicazione a dare questi farmaci nei soggetti ipertesi, diabetici o che abbiano patologie renali, quindi insufficienze renali di loro, in quanto appunto questa categoria di farmaci ha un effetto protettivo, perché ne migliora la vascolarizzazione e ha un effetto protettivo a livello tubulare. Non mi soffermo sul discorso dell'ipertrofia prostatica, perché tra l'altro uno dei farmaci, quindi Tadalafil in forma cronica, ha anche l'indicazione per l'ipertrofia prostatica, in quanto agisce a livello dello sfintere vescicale, favorendone appunto il rilascio, quindi si può utilizzare nei soggetti con l'ipertrofia prostatica, anzi c'è chi li propone come alternativa agli alfalitici. E altra scuola poi di pensiero che sta nascendo dell'effetto protettivo dei PDE5 inibitori sulla patologia neoplastica. In letteratura ci sono vari lavori, soprattutto con il sildenafil, che dimostrano come queste molecole possa avere un effetto protettivo verso diverse forme neoplastiche e anche favorire la terapia, il risultato della chemioterapia. Quindi non c'è nessuna controindicazione nel soggetto neoplastico ad assumere questa classe di farmaci. E anzi, c'è chi dice che possano avere addirittura un effetto di tipo preventivo. Ad esempio nel tumore al colon si è visto che le cellule dei bidi coriali c'è una riduzione del CGMP e la somministrazione di un PDE5 inibitore, aumentando il livello dei vidi coriali, favorirebbe la sua integrità e quindi avrebbe un'azione di prevenzione nel tumore del colon. E questa idea
è stata confermata da un lavoro recentissimo in cui si vede che nei pazienti che hanno assunto PDE5 inibitori l'incidenza della neoplasia al colon è notevolmente ridotta e che questa incidenza abbia una correlazione lineare con la quantità di farmaco PDE5 assunto. Quindi più dosi sono state assunte e meno sarà l'incidenza della neoplasia al colon. E ultimo, poi ci sono dei lavori, anche questo recentissimo su PNAS, che ha rilevato come il tadalafil e il vardenafil abbiano un'azione positiva sul discorso dell'osso, in particolare favorirebbe appunto l'osteogenesi e ridurrebbe l'assorbimento osseo. Tanto è vero che questi autori propongono questo tipo di farmaco anche per prevenire l'osteoporosi nel maschio, ma anche nella donna in post-menopausa. Detto ciò, quindi, il nostro paziente, abbiamo iniziato una terapia da un punto di vista comportamentale, gli diamo il PDE5 inibitore, in base alla tipologia della patologia possiamo scegliere che tipo di PDE5 inibitore e la posologia. Tuttavia, un 30-40% dei pazienti a questo farmaco non risponde. Torna a visita di controllo e si dice che non ha avuto nessun beneficio. In una buona parte, a volte, può essere dovuta a una errata assunzione del farmaco, quindi già facendo un counseling a volte si migliora la risposta alla terapia. Altre volte ci possono essere dei fattori concomitanti. Abbiamo sentito parlare stamattina a lungo dell'ipogonadismo. Qui si può dire tanto, perché per le terapie, soprattutto nell'anziano, c'è molto dibattito. Abbiamo sentito ci possono essere delle soglie di testosteronemia. Sappiamo che sotto all'8 nanomoli litro è consigliabile il trattamento. Nella zona grigia tra 8 e 12 deve esserci la sintomatologia in associazione. E è sicuro ormai l'effetto positivo la risposta ai PDE5 inibitori, perché il testosterone influisce sulla quantità, diciamo, di enzima presente a livello tessutale, cioè aumenta l'espressione della PDE5. E tuttavia si possono anche, il concetto, prendo il concetto che si è detto stamattina, non è proprio così facile pensare il trattamento con testosterone nell'anziano. Sicuramente abbiamo le soglie di circolante, sicuramente c'è la sintomatologia, bisogna cominciare a ragionare, come ci ha detto bene Alberto Ferlin prima e come ci dicono Aversa e Laviniera con questo lavoro, bisogna cominciare anche a ragionare su velocità di riduzione della testosteronemia. Un conto è un anziano che appunto magari era infertile fin da giovane, i suoi valori sono sempre stati lievemente, diciamo, bassi. Un conto che magari un anziano con una testosteronemia sempre elevata è andato incontro magari a una patologia anche flogistica a livello testicolare, orchidrite che non sono infrequenti, e magari si sono trovati con una riduzione importante e veloce della testosteronemia. Potrebbe esserci anche un'indicazione a trattare il paziente con valori di testosteronemia non così ridotti. Se, malgrado allora questi passaggi, stile di vita, PDE5, eventuale integrazione col testosterone, non abbiamo ancora una risposta, ci potrebbe essere un'altra opzione, che è quella delle onde d'urto a bassa intensità. Onde d'urto a bassa intensità sono delle onde acustiche con pressioni e caratteristiche particolari, possono essere di tre tipi, radiali, focali o lineari, e i macchinari che sono in commercio oggi possono essere tipo elettroidraulico, elettromagnetico o piezoelettrico. L'onda d'urto è un'onda ad alta energia, molto breve, di stimolo, e poi abbiamo un'onda di rilascio che è abbastanza lunga. Questo ha un effetto positivo sulla funzione erettile, perché va ad agire a livello del tessuto cavernoso, sia endoteliale che interstiziale. A livello endoteliale
l'onda d'urto, diciamo, determina una, attraverso la stimolazione di meccanocettori o l'onda d'urto direttamente, l'aumento dell'attività e dell'espressione di enzimi, come ad esempio le ENOS, e quindi l'aumento della produzione dell'ossido nitrico, aumenta la produzione di fattori chemotattici come il VEGF e va a regolare, diciamo, a migliorare la struttura del corpo cavernoso, riducendone la componente fibrotica e aumentando, stimolando la produzione di cellule muscolari lisce. In letteratura abbiamo diversi lavori e lavori di meta-analisi che dicono che c'è un effetto positivo delle onde d'urto sulla funzionalità erettiva. Nella nostra esperienza, un lavoro che stiamo sottomettendo, abbiamo avuto effettivamente un riscontro positivo. Se noi andiamo a vedere, abbiamo trattato 111 pazienti, e abbiamo fatto l'eco Doppler prima del trattamento e al termine del trattamento, e abbiamo osservato che c'è un incremento di indice di flusso a livello delle arterie cavernose, e suddividendo poi nei pazienti in pazienti con alterazioni morfologiche delle arterie cavernose, cioè pazienti con un'aterosclerosi delle arterie cavernose, da pazienti senza alterazioni, abbiamo visto che vi è ovviamente nel soggetto con un'alterazione di tipo ispessimento intimale o placca delle arterie cavernose una minor risposta. Se andiamo a sommare il grado di disfunzione erettile con la presenza o meno appunto di queste alterazioni aterosclerotiche, troviamo che i soggetti con disfunzione erettile lieve e assenza di vasculopatia a livello delle cavernose, vi è un'alta risposta alla terapia con le onde d'urto, tanto che il 90% ha un effetto positivo e il 70% dei nostri pazienti potevano riprendere anche un'attività erettiva senza terapia farmacologica. Viceversa, soggetti con disfunzione erettile medio-severa, con la presenza di un'alterazione aterosclerotica delle arterie cavernose, vi poteva essere nel 30% dei casi un miglioramento della funzione erettile, ma che richiedeva sempre, per avere dei rapporti completi, l'assunzione di PDE5 inibitori. E quindi sicuramente nelle nostre mani può essere un'opzione terapeutica valida. E con l'avanzare dell'età e con l'aumentare dei fattori di rischio, anche questi autori trovano che vi possa essere una riduzione nella risposta appunto alle onde d'urto, e pongono l'accento di quella che può essere la positività di terapia di associazione, cioè fare il trattamento con onde d'urto associate magari ad un'assunzione di PDE5 inibitori per ottenere una maggiore e migliore risposta, sia in termini di eventi erettivi che di rigidità. Altro dato importante è quello appunto del soggetto che non risponde più ai PDE5 inibitori. Il trattamento con le onde d'urto a bassa intensità nel 50% dei casi riporta la risposta al PDE5 inibitore, quindi evitiamo il trattamento con farmaci più invasivi, come possono essere ad esempio l'ex vacuum, che è uno strumento che funziona a vuoto, che permette appunto una buona risposta elettiva, ma è una cosa veramente truce, va un po' di più in America, qui in Europa diciamo viene poco utilizzato, anche perché nelle persone anziane tante volte che hanno difficoltà anche di tipo prensile non è del tutto facile. Più usato sono le prostaglandine che oggi le troviamo in formulazioni topiche o intrauretrali con un grado di risposta che va tra il 30 al 70%. Anche qui c'è bisogno di istruire bene il paziente all'utilizzo, e potrebbe esserci qualche difficoltà effettiva nell'anziano. Solitamente non hanno grossi effetti collaterali se non bruciori o dolori, diciamo, nel punto di applicazione intrauretrale.
più efficienti come risposta è sicuramente l'intracavernosa, che anche questa risulterà, può risultare difficile come effettuazione nel soggetto anziano, ma abbiamo gradi di risposta che superano, arrivano al 70-80% o addirittura 90% dei pazienti, ma sicuramente è una terapia che nel breve termine, o se usata raramente, non dà grosse problematiche. Se invece usate con una certa regolarità, nel 20% dei casi può portare anche a insorgenza di indurazione penisplastica, cioè problematiche poi di morfologia e struttura del pene. Anche con questo farmaco, se usato, diciamo, periodicamente, ci può essere un effetto positivo a livello vascolare, della vascolarizzazione a livello del pene, per cui una buona parte poi dei pazienti trattati con la prostaglandina ritorna a utilizzare il PDE5 inibitore per l'effetto positivo di questo farmaco, diciamo, sul microcircolo penino. Quindi le prostaglandine viene, può essere consigliata e utilizzata in soggetti in trattamento con alfalitici, antipertensivi o nitrati, cioè dove ci può essere un'associazione pericolosa col PDE5 inibitore. Può essere consigliata nel soggetto che abbia appunto effetti collaterali importanti da PDE5 inibitori, vedi ad esempio dolori muscolari del tadalafil o grossi cefalei importanti, o ovviamente può essere utilizzato nel soggetto non risponder ai PDE5 inibitori. Negli ultimi anni poi sono comparsi in letteratura vari tipi di nuove trattamenti, come possono essere le cellule staminali, come possono essere la rivascolarizzazione, c'è addirittura chi ha proposto la terapia iperbarica in alcune situazioni magari di diabetici con problemi di vasculopatie. Però diciamo sono ancora a livello sperimentale e ovviamente nei nostri ambulatori non può essere pensata. Infine, come ultima spiaggia, diciamo così, possiamo avere le protesi che ovviamente nel soggetto anziano devono essere molto ponderate, perché è sempre un intervento chirurgico, può anche portare a un cattivo funzionamento, diciamo, della protesi, quindi diciamo esporre il paziente che magari è fragile a un rischio chirurgico che magari non ne vale la pena. Quindi, come take home message, cosa possiamo portarci a casa? Cioè le modificazioni di stile di vita e la terapia con PDE5 inibitori sicuramente sono la terapia di prima linea nel soggetto con la disfunzione erettile anziano, anzi che la terapia con PDE5 inibitori nell'anziano può avere effetti positivi perché può ridurre il rischio cardiovascolare e può avere effetti positivi in tante patologie concomitanti. Nel caso in cui non ci sia risposta al PDE5 inibitore, sempre tenere in considerazione la terapia col testosterone, magari nell'anziano pensarla con dosaggi inizialmente più bassa, con un follow-up più stretto. Quando non c'è risposta a questo, pensare che oggi c'è anche l'opportunità delle onde d'urto che sicuramente non è una terapia miracolosa, ma che ci può aiutare nel migliorare la risposta ai farmaci PDE5 inibitori o nei soggetti con disfunzione erettile lieve, addirittura non prendere il farmaco. Come terapia di seconda linea, l'alprostadil, può essere iniettivo o in crema. Le cellule staminali, abbiamo detto, per il momento è solo una cosa di tipo sperimentale. Quello che si può studiare di più sono le terapie di associazione, quindi capire come determinate posologie di PDE5 inibitore, come il testosterone o come le onde d'urto in associazione, possano portare ad un ulteriore miglioramento nella risposta alla nostra terapia. Grazie. Grazie, ringrazio il dottor Caretta. Purtroppo siamo abbastanza avanti come tempo, però non voglio assolutamente togliere la possibilità di fare domande per queste due ultime relazioni. Se qualcuno vuole intervenire, prego. Sì, Daniela, mi sentite? Sono Giovanni. Sì. Volevo fare un paio di precisazioni. Uno sui beta bloccanti. La maggior parte degli studi su beta bloccanti selettivi o non selettivi è sponsorizzata.
per cui è vero che si dice di passare al beta 1 selettivo, però stiamo attenti a questo aspetto e sicuramente non pensiamo di togliere un beta bloccante a una persona che ha bisogno del beta bloccante. L'unico studio placebo controllato, che è il TOMS, dimostra che in realtà con un beta bloccante non selettivo non c'è effetto rispetto al placebo. Secondo, per quanto riguarda, Nicola, forse ti è sfuggito, ma hai messo che i PDE5 inibitori sono controindicati a chi ha avuto un infarto nei 6 mesi precedenti. In realtà, se ha avuto un infarto con una PDCA buona, senza nessun effetto collaterale, 6 settimane sono sufficienti per utilizzare un PDE5 inibitore. Quindi questo, diciamo, darei un messaggio molto più rassicurante. Infine, per quanto riguarda l'associazione tra PDE5 inibitori e testosterone, è vero che c'è questa meta-analisi su Trends che tu hai citato, però i dati sono ancora molto confusi. La maggior parte degli studi sono fatti da pazienti con un misto ipogonadismo, non un ipogonadismo vero. L'I-square di quella meta-analisi è 80%, per cui significa che noi paragoniamo le mele con le pere. Quindi se potenzialmente c'è l'effetto additivo, il dato scientifico deve essere sicuramente più forte. E questo è quello che volevo accennare. Insomma. In parte sicuramente hai ragione. Infatti il discorso del beta bloccante ho anticipato e ho detto laddove sia possibile. Ovviamente, e anche per quanto riguarda il discorso della coronaropatia e dell'infarto, ti do ragione sul discorso delle 6 settimane, però sulle 6 settimane io mi fiderei a dare un PDE5 inibitore con la consulenza di un cardiologo. Per mia tranquillità aspetterei un po' di più, perché io non ho competenze nel capire se quel paziente è stabile o meno. Quindi sì, non Nicola, ci sono il terzo Princeton consensus panel, sì. Dice ma no, ma io non sto dicendo che tu non hai ragione, io ti sto dicendo che tu hai ragione, io ti sto dicendo che però magari in ambulatorio con un paziente che non conosco bene, che viene per una disfunzione erettile, mettere mano su una terapia che potrebbe incidere sul lavoro fatto anche dal cardiologo, preferisco farlo in concomitanza con lui, tutto qua. Questo certo. Mio era un po' un atteggiamento di tipo così, per evitare eventualmente complicanze. Ma come noi siamo abituati a lavorare sempre in concomitanza con il cardiologo, ci interfacciamo spesso, insomma, e quindi penso che sia l'atteggiamento più giusto. E per quanto riguarda poi l'effetto del testosterone sui PDE5 inibitori, anche lì ho premesso che, come hai detto bene anche tu prima, c'è molto da fare nel capire i dosaggi, nel capire a chi, nel capire quando, con che tipo di terapia di associazione fare. Sono le idee che abbiamo, diciamo, della terapia. Ovvio che se mi viene un paziente che ha la disfunzione erettile, che ha dei sintomi, il tentativo di dargli il testosterone per migliorare la risposta al PDE5 inibitore lo faccio, se non ci sono controindicazioni importanti. No, concordo. Volevo essere, diciamo, più positivo, certo, sull'infarto. Cioè, tenete presente che questi pazienti ora sono dimessi in seconda giornata, praticamente se hanno fatto una PTCA effettiva, efficace, con sintomi entro le 6-8 ore, per cui sarei molto tranquillo in questo senso. Sì, no, ma... Benissimo, volevo nel mentre dire che purtroppo il professore Francavilla si è dovuto allontanare, quindi ci sono solo io per condurre questa moderazione. Volevo sapere se c'erano altre domande al riguardo, altri chiarimenti anche da parte di tutti i partecipanti. Qualora ci fossero dubbi, e chi vuole intervenire è benvenuto. Non ci sono altre, quindi, domande sulle due ultime relazioni?
Penso che quindi possiamo a questo punto portare a casa, concludere chiedendo all'organizzazione, al professore Foresta o altri, Andrea che è qui presente, di diciamo trarre le conclusioni di questa bellissima esperienza, di questo webinar che è stato per tutti quanti noi estremamente ricco di informazioni e di spunti. Grazie Daniela, grazie a tutti quelli che hanno voluto stare con noi fino ad ora, siamo ancora oltre 100, quindi credo che l'iniziativa sia stata apprezzata, sicuramente è stata molto interessante, io ho trovato molti degli interventi anche innovativi, non solo di ricapitolazione ma con cose molto nuove, e quindi credo che questo sia un valore aggiunto di questi nostri incontri. Vi ringrazio tutti, vedo che in sovrimpressione sta scorrendo gli altri webinar che noi abbiamo organizzato, voi sapete che questi hanno preso un po' il posto di quello che doveva essere Abano 2020, che purtroppo, come molti altri eventi, è dovuto saltare. Però credo che in questo modo riusciamo a colmare un pochino le distanze tra di noi, che io sento molto grandi dal punto di vista affettivo, ed è per questo che ho organizzato il convegno di cui vi parlavo prima, ho voluto fortemente che fosse in presenza e per fortuna ce l'hanno autorizzato, sono convinto che andando avanti con il periodo pur critico ci saranno incontri in cui potremo veramente vederci. Per adesso ci limitiamo a questo e vi ringrazio veramente tanto sia chi è stato con noi come uditore che i relatori e i moderatori. Vi saluto a nome di Carlo che si è allontanato e ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti e buona prosecuzione. Venerdì, Daniela, non domani sera. Venerdì. Sì, domani sera, sì, hai ragione. Domani sera alle 6, tutti collegati. Va bene. Hai ragione. Ciao a tutti. Grazie. Ciao. Bene.